Grazie, intanto grazie a tutti i colleghi chi ci sta seguendo per la partecipazione a questo seminario. Sarò molto breve nell'introduzione. Questo è uno degli appuntamenti di un seminario della SISCO sulla questione agraria globale l'Italia repubblicana, che aveva proprio come scopo quello di partire, riportare al centro la questione agraria nella storia del Novecento, nella grande trasformazione del Novecento, e sia nella dimensione locale, internazionale e nazionale, ma sì anche in aspetti spesso più trascurati dalle ricerche, aspetti sociali, culturali e antropologici di questa grande trasformazione. Ecco, in quest'ambito si colloca questo appuntamento sui mondi rurali e mitologie contemporanee. Anche in Italia, ovviamente, nell'Italia repubblicana si vive questa grande trasformazione nel secondo dopoguerra, mentre si affronta la sfida della democrazia di massa e l'inserimento nel nuovo ordine internazionale. Quindi in Italia anche i grandi partiti, le organizzazioni di massa devono fare i conti con i mondi rurali e con la trasformazione, devono riuscire a dialogare e mediare con immaginari, costumi, valori, abitudini di lunghissima durata, inserendoli nei processi di modernizzazione. Ci sono cantieri di ricerca recenti nell'ambito della contemporaneistica, pensiamo all'Ottocento, che lavorano proprio sui caratteri della cultura popolare e sui caratteri attivi della ricezione popolare della modernità. Rinvio solo brevemente a uno degli ultimi seminari dell'Associazione Amici di Memoria e Ricerca, in cui proprio il professor Banti parlava di nuovi sguardi sul passato, e lì ci sono i riferimenti anche per gli studenti che ci seguono, gli approcci, i percorsi di ricerca da cui poter partire per affrontare questi nuovi sguardi sul passato. Ecco, eppure, secondo alcuni, è un mondo contadino ucronico, sono parole di Michele Guerra, che è passato nell'immaginario collettivo, che si è sedimentato e ha stabilito una retorica verbale, ma ancor più visiva, della ruralità, a riprova del fatto che una certezza immaginaria ha un potere di stratificazione notevole e duraturo. E però tra certezze immaginarie e cartoline da mulino bianco qualcosa continua a sfuggire sulla grande trasformazione della società italiana e dei suoi mondi rurali. Il punto di vista di questo seminario è di indagarne gli immaginari collettivi e proveremo a farlo intanto raccontando, no, le narrazioni, le diverse tipologie di narrazioni su questi, sui mondi che ruotano, che incrociano i mondi rurali italiani. Sono narrazioni ovviamente stratificate, quindi provare a raccontarle tutte da diversi punti di vista ci può aiutare intanto a capire questa complessa stratificazione che, secondo le indicazioni del lavoro del professor Ottoleva, miti a bassa intensità, è una stratificazione che per l'età contemporanea include mitologie contemporanee, non solo il discorso sulla nazione o sulla rivoluzione, e probabilmente nel secondo dopoguerra uno degli aspetti centrali della guerra fredda culturale, che era attorno proprio ai temi della modernizzazione, di cui proveremo quindi a indagare in un certo senso anche gli aspetti culturali identitari, perché nel panel ai cantieri di storia della SISCO su cibo e guerra fredda, qui abbiamo il professor Magagnoli che partecipava, organizzava quel panel, si mettevano in evidenza proprio questi gli aspetti culturali identitari di questi processi e come certi immaginari urbanizzati e industrializzati abbiano caratterizzato il secondo dopoguerra italiano. Quindi cercheremo di vedere, incrociando questi percorsi, quali periodizzazioni sono possibili, quali problemi interpretativi, ed è un avvio, ecco, un cantiere di ricerca che sembra molto interessante e molto promettente. Io non introdurrò con presentazioni ogni singolo relatore per lasciare il tempo alla discussione, anche perché di questi tempi con un click potete subito verificare anche online. Io vorrei subito avviare la prima parte di questa giornata che è dedicata proprio ai diversi casi di studio, diverse tipologie di narrazioni che ogni studioso
ha attraversato nel suo percorso di ricerca. E quindi comincerei subito, facciamo questa prima parte, le relazioni si svolgeranno una dopo l'altra e dopo ci sarà una breve pausa per discuterne con Mariangela Parmieri dell'Università di Salerno, che ci parla del mondo contadino meridionale nel cinema documentario dalla ricostruzione al boom economico. Grazie Claudia, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo seminario per avermi invitato, ovviamente un saluto a tutte le persone collegate. Io vi parlerò appunto del modo in cui il mondo contadino, il mondo rurale meridionale è raccontato e rappresentato dal cinema documentario del secondo dopoguerra, più esattamente da quei film documentari che sono stati prodotti nell'epoca a cavallo tra la ricostruzione e il miracolo economico. Queste opere hanno contribuito a definire, a cristallizzare nell'immaginario collettivo una certa rappresentazione del mondo contadino meridionale e di tutto il mezzogiorno, che era prevalentemente un mezzogiorno contadino, quindi svolgendo un ruolo assolutamente importante, ripeto, in quella che è proprio la strutturazione degli immaginari collettivi. Intanto chiarisco che cosa intendo per documentario, cioè qual è il corpus di opere che ho preso in considerazione, che prendo in considerazione, insomma, per questa relazione. Nel secondo dopoguerra, in Italia c'è stata una ricchissima produzione di appunto film documentari, ovvero di non fiction, che si accostava, accompagnava in qualche modo la produzione mainstream di film di finzione. Quando gli spettatori andavano in sala, accanto al cinema di finzione vedevano anche un breve documentario, o quantomeno era prevista la proiezione, non sempre avveniva, di un documentario. Quindi c'erano delle leggi dello Stato che erano state create proprio allo scopo di sostenere la produzione documentaristica affinché appunto affiancasse quella di fiction. Quindi i documentari venivano realizzati insomma da registi, spesso esordienti, però non era soltanto, come dire, non era soltanto un cinema destinato alla sala e agli spettatori, quello documentario, perché i documentari erano realizzati anche per ragioni propagandistiche da partiti politici, addirittura c'è tutto un filone di opere realizzate dal governo per raccontare quello che il governo stava facendo negli anni appunto della ricostruzione. Facevano documentari le grandi industrie, quindi tutta una serie di soggetti che in qualche modo hanno strettamente a che fare con le trasformazioni proprio che riguardo nel mondo contadino meridionale in questa fase appunto cruciale di grandissimo cambiamento, che è quella della ricostruzione del miracolo economico. Quindi il secondo punto, ovviamente, su cui mi soffermo dopo aver chiarito il corpus di opere di cui vi parlerò, ovviamente è il discorso insomma, della definizione cronologica e anche geografica. Nel secondo dopoguerra, a partire dal secondo dopoguerra, con la ricostruzione e con il miracolo economico, ovviamente lo sappiamo, insomma, il nostro paese vive una fase di grandissima trasformazione, ma questa trasformazione investe il mondo contadino meridionale con dei tempi e con dei ritmi molto diversi. Nel secondo dopoguerra, la questione meridionale, quindi il problema del sottosviluppo, dell'arretratezza del Mezzogiorno, ritornano alla ribalta. Negli anni del fascismo la questione meridionale era stata per certi aspetti messa sotto al tappeto, invece la povertà, il sottosviluppo, insomma, gli atavici problemi del Mezzogiorno nel secondo dopoguerra ritornano, insomma, anche all'attenzione dell'opinione pubblica con un grandissimo vigore, con una grandissima forza. Ma in realtà la scoperta della questione meridionale avviene anche per, come dire, il fiorire di una serie di voci della cultura che puntano appunto l'attenzione sulla questione, appunto, sul problema Mezzogiorno. Queste voci ci interessano perché in qualche modo entrano in contatto con il documentario, perché il documentario è proprio ispirato sicuramente da questo, diciamo, da questo nuovo interesse per il Sud e per i suoi problemi, quello che è stato definito anche il neomeridionalismo. Sicuramente tutto comincia con l'opera di Carlo Levi, con il Cristo si è fermato a Eboli di Levi, che esce nel 1945
e che appunto racconta proprio l'esperienza del confine in un paesino della Basilicata dello scrittore, e però ovviamente c'è tutta un'altra, cioè una più ampia produzione comunque letteraria, ci sono inchieste giornalistiche, ci sono inchieste fotografiche, e nel processo di scoperta del Mezzogiorno e dei suoi problemi un ruolo importantissimo, e anche questo ci interessa fortemente per il discorso del documentario, è svolto dall'antropologia. Perché il sud arretrato, povero, il sud contadino, è un sud che ha una particolare caratterizzazione di tipo, come dire, mistico e religioso. È il sud dove persistono una serie di ritualità molto antiche, che sono un po' la cifra di quella che viene definita anche una arretratezza comunque culturale del sud. Il lamento funebre, il tarantismo, quindi la Senta, persistenza di Claudio, certi dico, riti a ho cavallo tra presentato cristianesimo all'inizio. e paganesimo definivano in qualche No, ho modo, presentato creando all'inizio. anche un cortocircuito culturale molto forte negli anni del miracolo economico, definivano questa immagine appunto di un sud arretrato, in qualche Sergio, ho modo visto che il mio, perso in una io riaprendo dimensione quella del mio, posso atemporale. vedere, sono in rumeno. Posso Questo vedere? sud, questa dimensione, diciamo, magico-religiosa del No, non l'ho Mezzogiorno, visto, ho è visto solo chi studiata era online, ma non ho. con un atteggiamento completamente nuovo dall'antropologo napoletano Ernesto De Martino, che per la prima volta, con una serie di spedizioni, Purtroppo, indaga anche volendoti dare una mano, Sergio. questi fenomeni che, No, se fino a poco continua. prima erano stati considerati come dei residui di primitivismo, quindi in qualche modo come l'espressione di una non cultura, adesso invece Bene, sotto la anche prima lente dell'islamismo, però. dell'antropologo De Martino prendono una fisionomia diversa. Non sono espressione Certo. di arretratezza Io culturale, ci anzi tengo invece sono finché tu espressione ci di sia, una il più a lungo specifica possibile. cultura che in qualche modo oppone anche resistenza ad una nuova cultura, diciamo, massificata che viene dall'esterno, e sono soprattutto l'espressione, quindi la persistenza di questi riti è l'espressione anche di una sorta di reazione comunque popolare al disagio, al malessere, insomma, dettati appunto da condizioni di vita molto difficili. Il documentario, da questo punto di vista, ecco, si inserisce in questo coro di voci, perché tutte queste suggestioni che provengono dal mondo della cultura o anche comunque dai processi di trasformazione, in qualche modo rientrano all'interno di queste opere, che sono riconducibili, come vi dicevo prima, a diversi generi. Questo è estremamente interessante perché i diversi generi di documentario riescono a cogliere aspetti diversi, anche in contrapposizione tra di loro, di questo mezzogiorno contadino in trasformazione, quindi riuscendo a dare un'immagine poliedrica, ma che tuttavia, quindi considerando queste opere nel loro insieme, ma che tuttavia anche nella diversità dei punti di vista, nella diversità degli sguardi, contribuiscono comunque a cristallizzare questa immagine di sud, come ripeto, immerso in una dimensione sud contadino, senza tempo e destinata, come dire, ad un sottosviluppo di difficile risoluzione. Vi faccio insomma rapidamente una carrellata sui generi del documentario e quindi sui diversi sguardi che il cinema documentario ci offre oggi sul sud contadino. Allora, sicuramente c'è un documentario di tipo, di cui dopo vedremo anche qualcosa, antropologico e sociale. Molti di questi film nascono proprio, ripeto, a partire dalle ricerche di Ernesto De Martino. Alcuni di questi giovani documentaristi hanno addirittura preso parte proprio in alcuni rari casi, no? Affascinati, cioè De Martino, quando faceva queste spedizioni, poi magari scriveva degli articoli su delle riviste. Anche su alcune riviste di cinema. De Martino credeva moltissimo nell'utilizzo del cinema come strumento di documentazione, e l'antropologo poi ha fatto da consulente per diverse opere. Una delle più famose, per esempio, è La Taranta di Gianfranco Mingozzi. Dopo vedremo qualcosa di Luigi Di Gianni, Michele Gandin. Quindi sono tutta una serie di opere, ripeto, estremamente interessanti, che si soffermano soprattutto sul folklore magico-religioso e meridionale, quindi contribuendo anche attraverso una scelta linguistica molto marcata a definire proprio questa idea del sud contadino perso in un tempo arcaico, anche molto dilatato, perché poi non dimentichiamo che è interessante
guardare anche alla specificità del linguaggio cinematografico e alle scelte stilistiche, alle retoriche, insomma, utilizzate dai registi per contribuire a definire una certa immagine. Quindi il documentario antropologico è anche quello di tipo sociale che è attraversato spesso anche da come uno spirito critico molto forte, quindi ci danno un'immagine di Sud più problematica, più orientata, diciamo, comunque virata sulle tinte fosche, quindi di questo Sud povero, per certi aspetti, insomma, disperato, e in cui appunto il rito magico-religioso viene visto, viene raccontato proprio come l'espressione comunque di un malessere. D'altro canto esiste invece una produzione più leggera, c'è cioè tutto un filone molto molto ampio di documentario turistico che ci offre insomma un racconto del Sud più da cartolina, quindi con una prevalenza insomma dell'attenzione ai tratti geografici o anche delle bellezze storico-artistiche, archeologiche insomma del Sud, però è questo diciamo forse è un genere che interessa anche meno. Ai fini di una riflessione sul mondo contadino, però diciamo che sono un insieme di film anche molto molto ampio, che però danno un'idea del sud, ma in generale del resto dell'Italia, abbastanza problematica. E poi interessanti sono ovviamente anche i film documentari che hanno alle spalle una committenza forte, i film di partito, i film governativi o i film della grande industria. Nel primo caso, diciamo, su questi però non mi soffermerò, c'è in questa fase della storia repubblicana, i due principali partiti, democristiani e comunisti, realizzano una serie di film di propaganda e alcuni di questi sono incentrati proprio sul mondo contadino meridionale. Il PC ovviamente lo fa con lo sguardo della denuncia della critica, la Democrazia Cristiana invece punta sul racconto di quelli che sono gli interventi dei governi centristi a favore del Mezzogiorno, cioè tutte come dire, le attività comprese all'interno dell'intervento straordinario, quindi chiaramente la riforma agraria e chiaramente tutti gli interventi legati alla Cassa per il Mezzogiorno. E analogamente anche c'è tutto un filone di film governativi, cioè commissionati, realizzati proprio all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che quando parlano del Mezzogiorno contadino puntano proprio su, appunto su quello che il governo sta facendo per la rinascita del Mezzogiorno. Così come esiste un filone abbastanza ricco di film industriali, quindi commissionati dalle grandi industrie, quelle che grazie appunto alle leggi specifiche della Cassa per il Mezzogiorno aprono i loro stabilimenti al sud, l'ENI, la Montecatini, per esempio l'Italsider. Questi film analogamente ci parlano di un sud in trasformazione, anche qui c'è una committenza molto forte, la grande industria che parla di sé, di quello che sta facendo appunto per il sud contadino, quindi raccontando della trasformazione. Anche in questo caso il linguaggio cambia molto, questi film, faccio un discorso molto generale, in realtà andrebbero fatte delle analisi caso caso, però in linea di massima, se guardiamo soprattutto al documentario industriale, dopo ne vedremo un frammento, anche qui il linguaggio cinematografico contribuisce alla costruzione di un sud in ripresa, quindi di un mondo contadino che in qualche modo viene scacciato via dall'avvento di questa industria che segna proprio l'avvento anche di un tempo nuovo, quindi al tempo lento del sud dove non succede nulla, c'è il tempo ritmato dell'industria scandito dalle sue macchine. Se, per esempio nel documentario antropologico notiamo la prevalenza di una serie di movimenti di macchina che sono delle panoramiche orizzontali, no? Quindi come dire, che riescono a rendere l'idea anche appunto di queste terre desolate, di queste lande desolate dove non accade nulla. Nel documentario industriale, per esempio, vediamo moltissime panoramiche verticali, quindi tutta l'idea dello sviluppo No, in ma altezza, i grandi complessi state, industriali che qui cambiano ci sono proprio i la geografia e documenti, l'immagine del sud. riprendo. Quindi tempi, spazi, tutto questo rientra, come dire, in una elaborazione del linguaggio cinematografico che riesce a rendere materialmente proprio l'idea delle contrapposizioni molto forti che ci sono in questo sud. Per dare un minimo di concretezza a quello che vi ho detto, vi faccio vedere pochi secondi
di due film documentari. Ne ho scelto appunto due agli antipodi che ho preso da YouTube, per cui poi eventualmente voi potete anche rivedere per intero. Quindi avvio la condivisione dello schermo. Deve essere questo, ok. Allora, questo lo vedete? Vedete YouTube? Ok. Allora, questo che vedete è un frammento brevissimo di un documentario di Luigi Di Gianni che si chiama Nascita e morte nel Meridione. È un film in cui, vi dico brevemente, si dice nei titoli di testa, più o meno vado un po' a memoria, nel Meridione non succede nulla tranne quando qualcuno nasce e qualcuno muore. La qualità non è ottima, però questa è una delle rare volte, dei rari casi in cui in un film di Di Gianni si vedono degli esterni. E ascoltando la musica e vedendo i movimenti di macchina, vi invito insomma a fare attenzione come questo tipo di film riesca proprio a ricostruire, a darci, per meglio dire, il senso di un sud dal tempo lento e desolato. Allora, interrompo. Allora, come avete visto, c'è anche insomma, la scelta di una colonna sonora. In genere questi film sono tutti accompagnati sempre da un commento verbale che ha anche lo scopo di come dire, orientare il significato delle immagini. Quanto mi manca? 2 minuti, ok. Allora no, faccio vedere l'altro film documentario industriale, quindi per vedere proprio il radicale rovesciamento di linguaggio e di rappresentazione, ed è un film di Giovanni Cecchinato che si chiama Quattro volte Brindisi ed è incentrato sulla costruzione dell'impianto petrolchimico di Brindisi. Guardate come il linguaggio, la rappresentazione è totalmente diversa, e anche la musica. No, scusatemi. Perdonatemi, ma la pubblicità. Ok. Non vediamo la Non c'è la condivisione. Sì. condivisione, Margherita. Allora, un attimo. Ok, un attimo. Ok, perché qui. Ora la vedete. Purtroppo l'audio non si sente, quindi nel caso se può puoi condividere i link nella chat in modo tale da recuperarli. Ok, no, io, ok. Sì. Allora, interrompo la condivisione, insomma, concludo perché penso di essere già fuori tempo, quindi anche senza l'audio avete visto insomma le immagini, quindi in questo secondo caso, quindi una rappresentazione diciamo totalmente diversa da quella precedente, quindi in definitiva il documento.
del secondo dopoguerra, quindi fino alla metà degli anni 60, perché poi si smette di fare documentari per una serie di ragioni, oggi rappresenta sicuramente come dire, uno sguardo multiplo interessante sul meridione contadino che riesce appunto a farci vedere proprio anche per certi aspetti materializzando i grandi contrasti, no, tra resistenze culturali e trasformazione che investono proprio il mondo contadino meridionale in questa fase di grande trasformazione. Grazie. Grazie a te, Mariangela Palmieri, ci ha offerto già un primo interessante inizio. Quante trame narrative si possono incrociare? Adesso ascolteremo Stefano Magagnoli dell'Università di Parma, Narrazioni e mondi contadini emiliani tra lotta di classe e pubblicità, simboli, tradizioni, storie e memorie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie soprattutto agli organizzatori appunto per avermi offerto questa opportunità insomma di riflessione collettiva. In realtà intanto condivido lo schermo, condivido così, ho un piccolo PowerPoint, perfetto. No, diciamo che tutto nasce, questo mio intervento di oggi nasce da un incontro appunto casuale, fortuito con Claudia Villani al seminario Cisco che veniva evocato prima e diciamo così che le considerazioni appunto svolte da Claudia, quattro chiacchiere a margine del seminario mi hanno, come dire, in qualche misura portato appunto a tentare una sorta di riflessione, ma prendetela appunto come appunto un primo approccio, una riflessione ad alta voce, insomma, su alcuni temi che già avevo studiato in passato o che sto studiando in questo momento. Quindi certamente la grande trasformazione è un tema su cui volevo appunto proporvi alcune considerazioni e in particolare tentando appunto di incrociare tre differenti punti di vista, tre differenti filoni anche di ricerca, da alcuni più politici, diciamo così, sull'Emilia Romagna, le sue campagne nel secondo dopoguerra, a quelli più recenti che sto sviluppando in questi ultimi anni sull'impatto pubblicitario negli anni del boom, quindi sulle trasformazioni anche degli immaginari appunto degli italiani, sino appunto a un filone che si sta aprendo in questi ultimi mesi, che poi dopo vi dirò qualcosa di più verso la fine, appunto sulla trasformazione delle culture della tipicità in Italia in anni più recenti, negli ultimi 30-40 anni, che ovviamente hanno molto a che fare evidentemente con la questione degli immaginari dei mondi rurali, delle campagne, eccetera, eccetera. Sullo sfondo certamente c'è un approccio molto, una chiave di lettura che è molto, molto chiara, appunto, che è il potere straordinario delle merci, l'ho chiamato, insomma, che impatta appunto questo potere straordinario delle merci, ma anche della politica, impatta pesantemente appunto sui mondi rurali del secondo dopoguerra. E non c'è solamente quello, c'è sicuramente una dimensione appunto economica molto forte, il consumismo, la disponibilità economica, eccetera. Quindi sono gli effetti, diciamo così, concreti, immediati appunto del boom economico, ma c'è evidentemente all'interno di tutto ciò una serie di altre questioni molto importanti come il cambiamento generazionale, l'evoluzione dei rapporti di genere, che ovviamente agiscono in maniera molto molto importante e molto molto profonda, insomma. Allora, un primo movimento di questa mia considerazione ha a che vedere appunto con, come dire, questa immagine che vedete di questa casa del popolo, diciamo così, nella pedemontana modenese, un'area fra l'altro con un'agricoltura anche abbastanza ricca e sviluppata, condotta a mezzadria, ma insomma area di frutta rossa, per cui insomma ciliegie, una realtà insomma particolarmente interessante da molti punti di vista. Tutta la storia, insomma, ve la sto a raccontare, ma è una storia molto bella, se volete, anche qua c'è appunto una dimensione appunto legata alla memoria, al risarcimento di una memoria offesa nel 1921 con la Casa del Popolo bruciata appunto dallo squadrismo, insomma, e tutto ciò in una realtà che comunque ha un'agricoltura ricca, ma ha un bracciantato povero, perché i mezzadri evidentemente sono una dimensione particolare, ma insomma
c'è anche un'area molto molto forte di bracciantato in questa parte della pianura, della pedemontana. Ecco, subito dopo la guerra c'è evidentemente la necessità, la volontà di dare una casa, diciamo così, all'istanza organizzata del movimento operaio contadino, comunista, eccetera, eccetera, e c'è evidentemente uno sforzo molto importante appunto di tutto il mondo comunista di costruire questa cosa qua. Di costruire questa cosa qua, poi dopo le vicende vanno avanti, ma insomma, come dire, fino ad anni più recenti in cui appunto questa casa ha rischiato di essere demolita per motivi venali, appunto di palazzinari che volevano costruire appunto un condominio, ma poi insomma c'è stata una lunga vicenda che ha portato questo appunto anche a un'interpellanza parlamentare. Alla fine tutto quanto si è salvato e la casa è ancora qui. Ma la cosa interessante di questa casa non è tanto la costruzione in sé, insomma, ma è questa cosa qua, è questo altorilievo di fatto in cemento, lavorato appunto in cemento direttamente sulla facciata, di 6 metri per 2 sostanzialmente, che appunto è sulla facciata destra della Casa del Popolo, dove appunto vi è evidentemente, questa è la Casa del Popolo oggi, quindi un po' manomessa con artefatti, ma la cosa interessante evidentemente è questa cosa qua. Cioè dire un altorilievo che in maniera molto ingenua, se volete, riesce però appunto a riportare evidentemente al popolo comunista contadino di questa piccola comunità, evidentemente simboli molto molto forti e molto importanti. La vittoria, la scala della vittoria su cui salgono i 3 alfieri con la bandiera, alla base il movimento partigiano appunto con i caduti, i feriti, coloro che difendono evidentemente la scala della vittoria. La cosa interessante però, e su questo si è lavorato molti anni fa quando i protagonisti erano ancora anziani ma in vita all'epoca, è che tutte queste persone hanno un nome e un cognome, hanno un volto. Questa è all'epoca una giovane ragazza, appunto studentessa, poi diventerà contadina, che sposerà il segretario di sezione del partito, che è il primo che vedete davanti. Quindi tutto questo altorilievo per la comunità locale evidentemente aveva un significato molto preciso. Erano i loro protagonisti, erano giovani protagonisti, l'operaio, il segretario, il contadino, l'intellettuale, cioè il giovane studente che poi diventerà geometra, e anche qua si crea evidentemente una precisa gerarchia delle classi sociali, evidentemente, tutte unite, no? Nel disegno evidentemente di trasformare la società, ma che fosse ben chiaro il ruolo di ciascuno di essi, insomma, gli operai davanti, gli intellettuali sì importanti ma in fondo, ma sostanzialmente il contadino, la campagna, il mondo rurale che era molto presente. Sebbene, e qua siamo in una realtà contadina, sebbene subordinato evidentemente alla centralità della classe operaia. Sotto anche questo ha un nome e cognome, è il partigiano caduto, ucciso nel 1944, a cui venne intitolata la casa del popolo, evidentemente, anche qua a simboleggiare evidentemente un rapporto molto forte, molto stretto evidentemente tra quello che è stata la lotta partigiana, la costruzione appunto della democrazia, sino appunto alla vittoria alata, anche qua simbologie se volete molto ingenue, ma insomma di una certa efficacia. Secondo movimento, qua ho cercato invece di riflettere su un cambiamento che qua fondamentale e importante, che sostanzialmente ha molto a che vedere ovviamente con la svalorizzazione, la rimozione della campagna e dei suoi prodotti. Cioè nel cuore del boom economico evidentemente la modernità, il cambiamento, la grande trasformazione che si esprime non soltanto, ma anche attraverso i cibi industriali. Cibi industriali che diventano evidentemente il nuovo, diventano evidentemente quella modernità che incarna il cambiamento. Ovviamente in una opposizione città-campagna molto forte, la città per definizione diventa evidentemente il valore, il nuovo, il moderno, tutto ciò che di positivo il boom economico sta portando. La campagna è tutto ciò che di negativo, appunto, ancora in qualche misura continua a rimanere. E qua ho preso due
Due fonti molto importanti, due fonti visive molto importanti, una visiva e l'altra un po' meno, nel senso che era una trasmissione radiofonica, insomma, che sono però coeve, insomma, gli stessi anni, siamo appunto inizio metà anni 50. Mario Soldati del Biasimo lungo la Valle del Po, questa serie di documentari appunto televisivi, e Viaggio in Italia invece di Guido Piova nelle trasmissioni radiofoniche, che offrono due rappresentazioni dell'Italia in trasformazione completamente, insomma, abbastanza diverse tra loro. Soldati rappresenta in maniera molto molto netta, molto molto chiara quel mondo contadino, povero, sanguigno, ma ancora presente, lo mostra, ne mostra anche, come dire, le debolezze, le fragilità. Piovani invece insiste su un altro elemento, cioè l'Italia che sta cambiando. Non è che non veda il mondo contadino, il mondo rurale, Piovani, ma semplicemente non li rappresenta. Rappresenta la costruzione di un paese moderno, industriale, in larga parte ovviamente urbano. I mondi rurali ovviamente continuano a esistere, lo sappiamo benissimo, continuano a esistere perché sono ancora la centralità, la maggioranza degli occupati sono in agricoltura, ha ancora una dimensione anche economica molto forte. E non è un caso appunto che, ecco, mi sposto un attimo su una dimensione istituzionale appunto, che è appunto la costruzione appunto dell'Europa e quindi la costruzione della politica agricola comunitaria, i mondi rurali sono al centro del dibattito per la realizzazione della PAC. La PAC per tutti questi anni, 50, 60, quando viene introdotta nel 62, fino alla metà degli anni 70, la PAC occupa l'80% del bilancio comunitario, quindi ha anche una dimensione molto importante da questo punto di vista. Ma la cosa significativa sono le riflessioni che vengono fatte appunto sui mondi rurali. Mansell, che è uno dei grandi tecnocrati che appunto sta, come dire, fra i costruttori appunto della politica agricola comunitaria, afferma queste cose qua. Nel prossimo decennio milioni e milioni di contadini saranno appunto considerati ridondanti perché appunto non più competitivi, non sapranno reggere le forze e la sfida della modernizzazione, insomma. C'è una questione contadina, una questione sociale, di genere appunto, nelle family farm qual è il ruolo delle donne? Assolutamente un ruolo iper subordinato, quindi c'è anche lì una necessità di intervenire su questo, insomma, considerando appunto che la family farm, la famiglia contadina, viene considerata ancora come l'unità produttiva di base più importante, ma anche l'unità sociale assolutamente importante, che va salvaguardata, va difesa, va protetta evidentemente, insomma. E ancora nel 68, quindi alla fine già del decennio del boom, insomma, una considerazione amara sul fatto appunto che lo spostamento dalla campagna verso la città era stato determinato appunto da necessità anche economiche, dalla possibilità di avere condizioni di vita completamente diverse e migliori. Sino evidentemente però a una considerazione di qualche anno fa, quando invece i mondi rurali europei sono completamente diversi, appaiono completamente differenti, cambiati. Le condizioni di vita sono assolutamente migliorate, quel riequilibrio appunto anche di qualità della vita quotidiana evidentemente è avvenuto fra città e campagne. All'interno di un quadro certamente complesso, di un quadro come dire, con tanti chiari scuri, evidentemente, di questi 50 anni che corrono in mezzo, evidentemente, con uno spostamento, come sappiamo benissimo, degli addetti, degli occupati della campagna alla città, la campagna che ha perso in quantità di occupati, ma ovviamente ha conosciuto una modernizzazione molto forte. Ecco, tutto ciò però evidentemente riporta e riallude evidentemente anche a come i mondi rurali sono stati evidentemente trattati in quella fase. Anche qua, molto rapidamente, alcune considerazioni che ci ricollegano appunto ai cibi industriali, insomma, ormai credo che la storiografia su questo abbia detto molto, insomma, cioè l'immaginario della fame, la memoria della fame è un volano straordinario che produce una cesura importantissima, insomma, negli anni del boom economico, insomma. E
il mito della modernità, del progresso, che viene fatto proprio da molte forze politiche, evidentemente, dalla sinistra, ma non solamente, ma il Partito Comunista, che appunto sul mito del progresso costruisce, insomma, evidentemente parte della propria identità post-bellica, insomma. E accanto ai beni di consumo durevoli, il cibo industriale, il nuovo cibo industriale, confezionato, conservato, conservabile, il cibo in scatola, diventa evidentemente un must assolutamente importantissimo, insomma. Anche lì nella rappresentazione degli immaginari pubblicitari, il cibo tradizionale è completamente fuori moda, out of fashion. Non è più assolutamente pensabile che il mondo che si sta, questo chiaramente è lo storytelling del marketing, che si va costruendo, possa ancora essere incardinato, basato sul cibo contadino, insomma. Il marketing del boom è anche questo, insomma, proporre modelli di vita in cui specchiarsi, da emulare, evidentemente, da guardare appunto con grandissima attenzione. Nel profluvio di fonti che potremmo appunto guardare stamattina, in realtà ne ho presa solamente una, forse meno nota di tante altre, appunto, che rappresenta nel 1971, quindi a boom già particolarmente avanzato, insomma, quasi terminato, propone uno stereotipo della campagna ed è uno spot che non vi faccio vedere per motivi di brevità, ma insomma che vi racconto un po' dell'Apollo in Lombardo. Anche qua alcune piccole considerazioni appunto su alcune icone, diciamo così, dei cibi industriali. Un prodotto come il cracker che va a sostituire pesantemente il pane. Il primo spot della Pavesi che fa vedere come il cracker sia meglio del pane del 1961. Ora, voi pensate cosa avrebbe significato qualche anno prima proporre in televisione un qualche cosa che avesse in qualche misura detto che il pane era out of fashion, insurrezione popolare nazionale, evidentemente. Nel 61 questa cosa è possibile farla, evidentemente. E tutto ciò poi si ricollega evidentemente con altri miti, con altri valori, i cibi industriali, i cibi da picnic, quindi anche qua una sovrapposizione fra cibo industriale, modernità e chiaramente quindi automobile che permette appunto la realizzazione del picnic. Il canned food, l'industria conserviera che diventa evidentemente assolutamente importante, i formaggi che non sono più formaggi ma assumono nomi propri, quindi i formaggini che si chiamano il Milione, che si chiamano il Bel Paese, anche qua c'è una sostituzione semantica su cui chiaramente non abbiamo tempo di fare nessun tipo di riflessione. Polenghi Lombardo, questo spot, è uno spot di carosello evidentemente, ha secondo me un paio di elementi importanti e fondamentali. L'ambientazione, cioè l'inizio. Impiegato, manager, sicuramente stressato, sicuramente introdotto in un meccanismo lavorativo particolarmente pungente. Che a un certo punto propone alla propria famigliola una scampagnata in campagna per appunto utilizzando queste parole molto chiare contro lo stress, il logorio, e quindi lì c'è un'allusione chiaramente al Cinardi, al Nastro Calindri, quindi per recuperare una dimensione di relax. Sì, perfetto, vado a terminare molto rapidamente. E tutto chiaramente è giocato su questa rappresentazione di una campagna immaginata, di una campagna stereotipata, e quindi ci sono le pecore, il covone, poi alla fine capiscono lui, la moglie e il figlioletto che in effetti anche stare in campagna non è che sia, come dire, quello che si immaginavano, c'è il ritorno a casa, nel condominio appunto Lionello dice no, ma allora mi porta a casa la mucca per avere il latte fresco, e da lì poi chiaramente lo sketch che porta a dire no, ma c'è il latte Polenghi Lombardo, eccetera, eccetera, eccetera. Però anche qua il dato qual è? Come la campagna viene rappresentata in maniera assolutamente stereotipata, assolutamente. Molto rapidamente, andando verso la conclusione, la rivincita dei mondi rurali l'ho chiamata. Questo è un tema su cui chiudo e su cui evidentemente vorrei anche invitarvi per
il prossimo seminario che stiamo cercando di organizzare appunto sull'evoluzione diciamo così, di quello che chiamiamo la cultura della tipicità, cioè di quella cosa che negli anni 80, ve li mostro in sequenza, la gola, il gambero rosso, slow food, introducono evidentemente una riscoperta della tradizione, una scoperta, vedete voi, insomma, che comunque è un processo assolutamente che non è binario. C'è una riscoperta di un mondo naturale, certamente, c'è una reazione alla questione ambientale, una risposta alla globalizzazione, sicuramente. C'è un declino reputazionale del cibo industriale che sta dentro tutto il discorso slow food, evidentemente. C'è una rivalutazione delle professioni agricole. Ma la cosa più interessante, più singolare su cui stiamo in questi ultimi anni cercando appunto di lavorare è appunto come questa retorica che con la gola ha un significato, con un gambero rosso poi ha una deriva, ma arriva a slow food evidentemente, con questa riscoperta, diciamo così, in modo quasi irenico di una campagna immaginata di com'era bello vivere in campagna, di com'era gradevole. Dimenticando probabilmente quello che invece la campagna era anche concretamente stato, di quello che i mondi rurali avevano sofferto, in termini appunto, diciamo così, di qualità della vita, di mancanza di ricchezza, di scarsa adeguatezza dei servizi, e tutto il repertorio di cose che insomma, uno guarda appunto l'inchiesta sulla miseria del 53 del Parlamento e si rende conto che la campagna non è quella che si racconta Slow Food 50 anni fa, la campagna 60 anni fa era completamente differente. Ecco, quindi questo è un modo per terminare, ma anche per darvi un arrivederci al seminario che stiamo organizzando appunto su queste culture, che penso che faremo a questo punto nella primavera, estate, appena sarà possibile farlo chiaramente in presenza, e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a Stefano Magagnoni che ha già introdotto poi un altro tema, un altro problema. Quando torna un certo mondo ucronico, irenico, un certo stereotipo, e che significato ha? Ed è interessante a un certo punto che torni con quel significato diverso da quello di cui ci ha parlato Mariangela Palmieri. Adesso Ermanno Taviani dell'Università di Catania invece ci parla del rapporto tra narrazione e mondi contadini nel cinema. Sì, visto, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio gli organizzatori di questo seminario Sisco per avermi invitato e parlerò soprattutto, diciamo, di cinema di fiction, anche perché Mariangela, diciamo, ha trattato la parte di cinema documentario e sulla televisione ci sarà un intervento di seguito al mio. Credo che i miei saranno più appunti per una ricerca e un intervento più complessivo e più completo, anche sulla base diciamo, di un dialogo con gli organizzatori in vista degli altri appuntamenti di questo percorso che comincia oggi, almeno per me. Innanzitutto va detto che gli studi sul rapporto tra cinema e mondo contadino, un po' come tutti gli studi di cinema e soprattutto anche quelli di storici che si sono occupati di fonti audiovisive, si sono concentrati soprattutto sui due periodi classici, il periodo fascista e il periodo dell'immediato dopoguerra, diciamo tra la fine della guerra e il miracolo economico. Periodi in cui tutto sembra più nitido, in cui tutto sembra più facile da decifrare. E comunque c'è una netta prevalenza di studi di studiosi del cinema piuttosto che di storici tout court su questo aspetto appunto del rapporto tra le campagne e il cinema di finzione. Il secondo punto è che in realtà poi sono libri anche e saggi interessanti, primo luogo quello di Michele Guerra o uno studio più antico di Mino Argentieri, che si sono concentrati sugli autori e quindi sugli autori comprendendo, diciamo, almeno per il secondo periodo classico, anche quelli che all'epoca non erano considerati autori perché erano registi di commedie e quindi gli autori e il cinema, diciamo, e le campagne. In questo senso
Ho recensito una cinquantina di film dal 45 agli anni 80, dove si ferma, diciamo, la mia ricerca. Alla fine, quella del paesaggio agrario e soprattutto nel cinema popolare successivo al miracolo economico, resta per molti versi, che è presente in tanti film che non mettono al centro di per sé le campagne, le loro trasformazioni, resta un tema tutto sommato ancora da studiare. Ecco. Anche se poi qui c'è tutto il tema del, come dire, strapaesano, del piccolo paese, eccetera, che adesso non abbiamo il tempo non ho il tempo di discutere. E questo, come dire, ancora una volta mette in luce come manchi una storia sociale del cinema italiano. Una storia sociale che in un qualche modo tenga presente tutta una serie di cose e che non sia appunto una storia degli autori del cinema italiano o viceversa, una storia del cinema popolare separata dall'altra. Certo, nel cinema italiano c'è stata una più forte corrispondenza che in altre cinematografie tra il pubblico e gli autori, perché molti capolavori e molti film che sono entrati in una storia culturale del cinema, non solo italiano ma mondiale, sono stati anche dei film molto visti dal pubblico. Però non c'è dubbio che le differenze esistano e quindi poi molto spesso, diciamo, dal punto di vista della ricerca di oggi, non può non fare la differenza, citando dei film in un qualche modo che rientrano in questa ricerca, come Don Camillo, visto da 13 milioni di persone, Serafino o Rocco e i suoi fratelli, visti da 10 milioni di persone, e invece un film importante di cui se avrò tempo parlerò come gli ultimi, visto circa da 10.000 persone al suo tempo. Poi certo il cinema d'autore ha trovato un suo pubblico successivamente, come dire, non è solo il botteghino l'unico riscontro, però come dire, in molti, non, da un punto di vista anche della costruzione di un immaginario sul mondo rurale, in un qualche modo questo non è un elemento di cui non possiamo tenere conto. Lo stesso può dirsi per la televisione, su cui, come dire, ci sono ogni tanto, quando poi si reggono gli studi o si va a rivedere la programmazione degli anni 50 e 60, ci sono film sceneggiati, come si diceva, eccetera, che ebbero un immenso successo e che però, forse anche per una questione generazionale, sono usciti dalla memoria collettiva e quindi in qualche modo sono fuori, diciamo, da una considerazione e molti di questi film, di queste serie, come si direbbe oggi, in realtà ebbero un forte impatto sul pubblico e ebbero, come dire, anche un grande successo. Va detto. In generale mi pare che se il cinema italiano, in fondo più di altre cinematografie, come ad esempio quella francese, ha raccontato la storia, la politica del paese, appunto in maniera alla fine molto attenta, e lo ha fatto sia il cinema d'autore in senso classico, ma anche quello, come dire, più di genere, e questo è vero fino a un certo punto per quanto riguarda le campagne e il tema che stiamo affrontando, cioè la trasformazione. Ci sono tanti film importanti, non li potrò citare tutti perché ci vorrebbero 20 minuti solo a metterli tutti in fila, ma però secondo me questo è un primo dato che emerge. E volendo semplificare il discorso, come dire, ho individuato, ma più come schema espositivo che non che come schema interpretativo, quattro momenti, appunto, l'immediato dopoguerra e quindi dal 1945 all'inizio del neorealismo rosa, che tra l'altro prende piede proprio sulle campagne con Due soldi di speranza e Pane, amore e fantasia, il miracolo economico in cui c'è una tra proprio negli anni tradizionalmente indicati come gli anni più 58-63, secondo altri storici e storici di economia, 55-63, in cui abbiamo tutta una serie di film molto importanti, vedremo adesso quali. Nel lungo 68, non, in cui, come dire, è un elemento tematico più che cronologico, perché in un qualche modo
Nel lungo 68 c'è un cinema resistenziale e un cinema che pone, se vogliamo, in senso gramsciano di nuovo la questione non risolta delle terre e della lotta di classe dal Risorgimento. Ci sono una serie di film che ripropongono questo tema, adesso poi vedremo quali. E poi lì mi fermo, questa. Come dire, a cavallo tra questi due, diciamo, filoni o momenti, collocherei Novecento di Bertolucci, che è un film importante per tante ragioni, e poi una serie di film tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, che invece, permettetemi una citazione, Padre Padrone, L'albero degli zoccoli, Cristo si è fermata deboli, eccetera, 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 che in un qualche modo, come dire, c'è una stagione del cinema italiano in cui questo mondo contadino di nuovo è proprio al centro, anche se sono film che si collocano, come dire, a cavallo di due epoche del cinema e della politica italiana, cioè fino al 77 ancora densa di speranze di rigenerazione politica, pensiamo appunto anche a Padre Padrone. E poi dopo, all'inizio degli anni Ottanta, in cui invece, come dire, questo cinema che si occupa anche delle campagne, dei contadini, della loro storia, come dire, ripiega, perché ormai quel cinema politico è finito anche sotto i colpi del terrorismo di sinistra, anche sotto, diciamo, nel compromesso storico. Adesso non posso ritornare su cose di cui abbiamo parlato poi in altre occasioni. Ripiega molto di più sulla storia e sulla memoria, diciamo, come cifra e come piano del discorso. Sul primo periodo sono stati scritti appunto fiumi di inchiostro. Così come sui riferimenti e la storia del rapporto del fascismo con la terra, la ruralità, diamoli per scontati, il ruralismo, eccetera, i film come Terra Madre, Camicia Nera, Ritorno alla Terra, Scarpe Grosse, che è un film molto influente su tanto cinema di genere ancora degli anni 40 e 50. E per non parlare di Quattro passi tra le nuvole, che è un po' il collegamento tra questi film, è stato individuato, e poi il cinema successivo. Così come su la figura di De Santis, che è importante in questo contesto perché è un regista di cui sono stati messi in luce, ultimamente ha conosciuto una grande fortuna negli studi, soprattutto di cinema, è stato messo in luce come essere stata la variante popolare del neorealismo, questa visione mitica del mondo rurale, la tematica gramsciana nazional popolare incarnata nel cinema, questo incrocio di codici e culture, ma la sua parabola di regista mi sembra proprio simbolica. Di questa trasformazione del mondo delle campagne, perché quando l'Italia cambia, questo mondo a cui era così legato il regista Ciociaro conosce la grande trasformazione, il regista entra in crisi, sembra proprio non riuscire a raccontare più quell'Italia che era cambiata. Anche qui il neorealismo, su questo ci sono state, diciamo, un realismo che permette di vedere l'Italia, vedere anche il mondo delle campagne, insomma, non voglio tornare su temi su cui veramente esistono tanti interventi, su cui però c'è come dire, un interessante dibattito critico che mi limito a citare, c'è cioè Carlo Lizzani, che è stato anche, oltre che regista, storico del cinema italiano, che ha proprio legato la scomparsa del neorealismo con l'eclissi del tradizionale mondo rurale italiano, anche se il neorealismo è stato poi invece, non tanto paradossalmente, un cinema che si è occupato della dimensione urbana piuttosto che appunto di quella, rurale. In questo, anche qui abbiamo filoni diversissimi, alcune cose poi che diceva Mariangela si possono, come dire, tranquillamente riportare sul cinema.
A parte i film di De Santis, ma pensiamo a Germi, dell'Uomo della Legge, film discusso, voglio dire, in cui c'è una figura di mafioso positiva, un film girato un anno e mezzo dopo la strage di Portella della Ginestra, o anche appunto Il Cammino della Speranza, eccetera, eccetera, eccetera. Così come non ho tempo solo di nominarlo, il filone di film sul rapporto tra la mafia e le campagne, poi, e quindi poi che porta al Giorno della Civetta, a tantissimi film successivi che arrivano fino ad oggi per certi versi. Un tema appunto forte, così come è forte ancora la presenza della mafia in Sicilia. Ma appunto tanti generi, un altro film molto ripreso, appunto, che indica, è l'esempio di un genere ancora molto forte, però interessante proprio perché a cavallo tra il neorealismo e il cinema fascista è Il cielo sopra la palude di Genina, dove però anche qui con attori non professionisti, cioè voglio dire, sono tantissimi. Così come tutta una serie di film, Il Mulino del Po, La Lupa di Lattuada, un regista poi, diciamo, un regista del paesaggio che aveva fatto un film come Piccolo Mondo Antico, dove il protagonista era di fatto il lago piuttosto che la vicenda che vedevamo nel film. Il neorealismo rosa, come dicevamo, chiude un po' questa stagione e in un qualche modo. La campagna rientra nel cinema italiano, ma anche qui poi appunto le considerazioni, come dire, stiamo parlando anche di una mitologia, una mitografia che è, come dire, anche millenaria, no? Le parabole e le fiabe sul contadino furbo che gioca l'uomo di città, che come dire, che arriva a Serafino e tantissimi altri film successivi, in un qualche modo stiamo parlando di immagini e culture anche molto antiche. Tra l'altro, appunto, accanto a questi film più interessanti, ce ne sono tanti altri in cui appunto viene riproposto un mondo agricolo immobile, immaginario, come Edera, sempre di Genina, come Amore Rosso, ambientato in Sardegna. O anche nelle commedie come Totò Peppino e la Malafemmina, no? In cui, come dire, c'è quello, li cito solo come esempi di tanti altri film. Nel secondo periodo, ma ho solo 5 minuti, appunto, la considerazione che si può fare è che l'eclissi della società contadina è stata raccontata solo in parte dal cinema italiano. E, come dire, è una crisi anche linguistica. Su questo sono molto interessanti le considerazioni che fa Michele Guerra nel suo libro. E così come è importante l'irruzione dell'antropologia, dell'etnografia, citata prima da Mariangela, perché se da un lato dà uno scossone forte, diciamo, a quella visione idealizzata olografica del mondo contadino, allo stesso tempo non c'è un travaso diretto nel cinema degli autori, se non Sia Alcafri in della pochissimi riunione, esempi, durata però altri 50 importanti. Però minuti. è una stagione di film E niente, vabbè, dove dovrò mandare un comunque po' di abbiamo Il Brigante di materiale. Castellani, l'unico film in cui si parla è Tranquillo. raccontata, ecco, quando E tu voglio che mi dire racconti? che la storia del mondo contadino del dopoguerra è stata poco raccontata, il Brigante appunto è l'esempio, perché la grande stagione delle lotte contadine del dopoguerra, di fatto, e delle occupazioni, c'è solo in questo film, diciamo, in questa fase della storia del cinema italiano. Banditi a Orgosolo, anche qui scusatemi, Un uomo da bruciare su Salvatore Carnevale, peraltro. Di Taviani e Orsini, i Taviani ritornano con Sotto il segno dello scorpione, che pur ambientato nel passato è un film sperimentale che ruota attorno alla questione della terra e della territorialità, come si direbbe in linguaggio storiografico. E La ragazza di Bube, La viaccia, Le anni ruggenti, La sciociara, Il mafioso di Lattuada, no? Con questa figura a cavallo tra il mondo moderno e il mondo invece. Eccetera, eccetera, eccetera. Il terzo periodo, senza dimenticare appunto, anche qui mi scuso, sono tantissimi film in cui la campagna e il mondo rurale lì è molto forte e magari non è al centro. Pensiamo al Sorpasso, no? Dove c'è questo confronto tra una modernità così legata all'automobile, allo spostamento. E la casa degli zii, dove invece c'è un mondo immobile, no?
un mondo fermo, una sensazione che è data anche dal modo in cui sono girate le sequenze, tutte più vivaci, quelle sulla strada, quelle sull'Aurelia, e invece la staticità Ma non l'ho anche mai delle pensato. inquadrature di questo mondo rurale che è rimasto abbastanza fermo. I basilischi, insomma, anche qui che si riprende in una chiave più autoriale il tipico tema, appunto, come dire, quella che Tullio Kesis ha chiamato la commedia antropologica rurale. E nel lungo 68, appunto, al di là, diciamo, non ho tempo di parlare della commedia o di film come ad esempio L'amante di Gramigna di Lizzani, che è sempre del 68, appunto, ritornano tutta una serie di temi che erano stati appunto non trattati nel cinema degli anni precedenti. Avevo dimenticato Salvatore Giuliano, ovviamente, nella stagione precedente, forse il film più interessante. Da moltissimi punti di vista, e su cui è stato scritto moltissimo, però appunto Bronte, Cronaca di un massacro e Quanto è bello l'umorire acceso di Lorenzini, in un qualche modo sono i film secondo me più significativi da un punto di vista politico. Sì, ho il cronometro qua sul telefono accanto a me e quindi ne sono consapevole. La Novecento, in qualche modo. Ma poi il filone resistenziale, mi limito a citare tre film: I Sette Fratelli Cervi, L'Agnese va a morire e Corbari di Orsini, dove in un qualche modo appunto c'è un ritorno sulla terra. La Novecento, vabbè, anche su questo è un film molto studiato, è anche qui importante per la ricostruzione delle lotte contadine, diciamo, del primo dopoguerra, ma anche qui, come dire, c'è questa ipotesi di rigenerazione fortemente legata poi appunto alla scelta del PC da parte di Bertolucci e regista che in un film di qualche anno prima aveva spiegato come costruire una bomba da Molotov in Partner, appunto, il film più sessantottino, diciamo, di questo regista. La fine degli anni 70, inizio degli anni 80, appunto, abbiamo quest'altra stagione di film, ma adesso diciamo non ho il tempo di come dire, film importanti, film anche poi in molti casi, in diversi casi legati a una stagione della televisione italiana, perché appunto furono prodotti dall'ente pubblico negli anni diciamo ruggenti seguiti alla riforma. E quindi portano anche la cifra, diciamo, di questa nuova stagione a cavallo tra cinema e TV, ma che facevano parte comunque di un ripensamento di quella grande trasformazione che non era solo italiano. Pensiamo a film come I giorni del cielo di Malick o Winstanley di Kevin Brollo e Mollo, come dire, anche quella stagione è italiana. Sta dentro come dire, un mood mondiale di ritorno che poi è proseguita nei decenni successivi, a capire cos'era successo nel mondo di ieri, nel mondo delle campagne. E io mi fermo qua. Grazie Armando Saviani, avete capito, insomma, tutte queste relazioni ci fanno vedere veramente in profondità aspetti fondamentali della grande trasformazione e meriterebbero ognuna una riflessione singola per i nodi che pongono. Ma la registrazione rimarrà a disposizione, quindi avremo modo di riascoltare e anche riflettere su tutti i singoli passaggi. Adesso Paolo Carusi dell'Università di Roma 3, l'immagine del mondo rurale nella popular music italiana, dal boom alla contestazione. Ecco, spero mi sentiate e mi vediate bene. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi tutti per l'invito, per l'occasione che mi avete dato, anche l'occasione di rivedere, seppur a distanza, tanti amici, insomma, quindi grazie agli organizzatori. Prima di avviarmi, una piccola spiegazione sul tema della mia relazione, Popular Music. Tendenzialmente è la musica veicolata dall'industria musicale, dunque non
tocco il tema della musica tradizionale, della musica folk, dei canti di lavoro, di protesta, ma mi soffermo esclusivamente su ciò che è musica veicolata dall'industria commerciale, in una accezione che noi storici abbiamo preso sostanzialmente dai musicologi, dagli studiosi di popular music, che in ambito anglosassone ha una grande tradizione, insomma. Comincerei ricordando che il mondo rurale ha sempre esercitato un fascino particolare sulla popular music italiana. Già negli anni 30, e quindi torno parecchio indietro rispetto al tema del mio intervento, dicevo negli anni 30, agli albori della commercializzazione della musica nel nostro paese, aveva preso piede il fenomeno della canzonetta a tema bucolico. Attraverso quest'ultima il regime fascista aveva voluto rispondere alle mode francesi che imperversavano nei tabarin e aveva voluto creare un repertorio domestico in sintonia con il ruralismo promosso con la battaglia del grano, la bonifica dell'Agropontino e tutto ciò che ben sapete. La portata di questa operazione del regime ci è data dal valore dei nomi arruolati, e cioè il regime mobilitò i maggiori compositori e i maggiori interpreti del tempo. Qualche nome che forse potete ricordare: Bixio e Cherubini, celeberrimi compositori, o Carlo Buti o Beniamino Gigli, insomma le grandi voci e le grandi penne del tempo. E non a caso le trasmissioni dell'EIAR si affollarono di titoli, tra i quali alcuni sono particolarmente evocativi, che vi ricordo, così vi fanno forse un po' sorridere: Reginella Campagnola, Amor di Pastorello, Torno al paesello, Campagna mia, Paesello di campagna, Campagna d'oro e Casetta di campagna. Quindi insomma, da questi titoli mi pare che già da soli vi fanno un po' capire dell'intonazione di questa operazione politico-culturale. Ma vi ripeto, fu un'operazione molto pervasiva dal punto di vista dei nomi arruolati e dell'eco che riuscì ad avere attraverso le trasmissioni radiofoniche. La lasciamo lontano. Seppur legati ad una precisa stagione politico-culturale, questi componimenti avrebbero costituito una sorta di modello però per gli anni successivi. La canzone leggera del dopoguerra, infatti, avrebbe recuperato temi ed immagini della canzonetta bucolica, specie nel momento in cui il boom economico causava la grande migrazione verso le città. Pur senza entrare sul terreno dell'impegno politico-sociale, i maggiori autori di canzone pop, di fronte alla grande urbanizzazione dei primi anni 60, davano voce ad un malinconico rimpianto per un mondo perduto, espressione di una purezza che la civiltà urbana e industriale stava irrimediabilmente corrompendo. Inauguravano questo filone i parolieri di Adriano Celentano, una delle più importanti star di quel momento. Mi riferisco a Luciano Beretta e a Michi Del Prete, i quali alla metà degli anni 60 scrivevano un testo destinato a farsi largo nell'immaginario collettivo e a condizionarlo, come vedremo, per molto tempo. In questa canzone si descriveva una sana realtà ancora legata a valori rurali, una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, lamentando apertamente che laddove c'era l'erba ora c'è una città. Non ti preoccupare, io non devo fare. La canzone, come ovviamente ricordate tutti, narra la vicenda di un ragazzo costretto a trasferirsi dai sobborghi alla città, il quale, di fronte allo stupore dell'amico del cuore, convinto che vivere in città sia un privilegio, confessa che in questa strada ora lascio il mio cuore. Vabbè, l'importante è che suoni. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che state a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Lo straordinario successo del ragazzo della via Gluck avrebbe indotto Celentano a porre il tema del mondo incorrotto perduto al centro di tante sue canzoni successive. Su tutte ricorderete, immagino tutti voi, Un albero di 30 piani del 72. Ma in realtà sono molte altre, non vi annoio, ma insomma sono numerosissime. E questa tendenza avrebbe spinto diversi autori a seguire la scia. Nel 68, altre due celebri firme della canzone italiana, Pace e Panzeri, scrivevano un brano per una delle principali dive del momento, Gigliola Cinquetti, nel quale si esprimeva l'ottimistico auspicio che gli immigrati negli Stati Uniti potessero tornare presto alla pace bucolica dei propri paesi. Giuseppe in Pennsylvania, cosa fai? Ritorna al tuo paesello qui con noi. Mancano sempre i freni alla corriera, ma un giorno l'aeroplano arriverà.
A dire la verità, Giuseppe in Pennsylvania non avrebbe avuto particolare successo, ma nel 71, quindi siamo sempre in quell'arco di anni, tra la metà dei 60 e i primi 70, un'altra grande firma della canzone italiana, Franco Migliacci, costruiva un altro testo per il brano Che sarà, destinato, come il ragazzo della Via Gluck, a divenire letteralmente iconico. In questo, la malinconia per la purezza perduta si faceva più intensa e sofferta rispetto al testo di Beretta e del Prete. E grazie all'interpretazione di un divo internazionale, José Feliciano, otteneva un successo che sarebbe divenuto planetario. Tu ve ne cito qualche verso, ma tanto per ricordarti tutti: Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, ti lascio, vado via. Come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nebbia di paese suonerò. Il tema della purezza della vita di campagna, contrapposto alla corruzione provocata dalla realtà sociale urbana, tornava l'anno successivo, quindi nel 72, grazie ad un'altra grande penna della canzone pop italiana, Giancarlo Bigazzi, il quale scriveva un testo per un brano che Marcella Bella avrebbe portato ad uno straordinario successo. Anche questo sicuramente lo ricordate, ma ve ne cito qualche verso. Vi ricordo Montagne Verdi e le corse di una bambina, con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba, il prato e quello che era mio scomparivano piano piano. Quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato sale, la città aveva mille sguardi, io sognavo montagne verdi. È interessante rilevare che accanto ai maggiori autori di canzone, anche diversi cantautori negli stessi anni venivano influenzati dal topos del bel mondo perduto. Mi riferisco in particolare a cantautori di formazione non marxista, i quali, senza addentrarsi sul terreno dell'impegno politico, componevano alcuni testi che rivelavano quanto il mito della purezza rurale albergasse ancora tra i 60 e i 70 nell'immaginario italiano. Penso in particolare a Nino Ferrer, il quale sul finire del decennio componeva un brano che faceva proprio, senza alcuna riserva, il topos del mondo incorrotto veicolato dalla canzone pop e concludeva che felicità non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, siamo nel 69. Allo stesso modo, un paio d'anni più tardi, Claudio Baglioni componeva un brano che narrava di un giovane contadino che abbandonava la dura vita dei campi, ma che dopo qualche tempo si rendeva conto che la realtà urbana era talmente dura e disumana da rendere preferibile un mesto ritorno alle origini. Tu non sai che in città puoi lottare e sognare, cercare di arrivare, puoi sperare nella gente e ritrovarti fra le mani niente, ricominciare da zero, trovare che tutto è falso e niente è vero. Gira che ti rigira, amore bello, per non morire, oggi sono tornato qui. Nello stesso periodo, i principi della canzone d'autore leggera, Battisti e Mogol, insistevano in innumerevoli canzoni sullo smarrimento della purezza del mondo rurale. Tra gli esempi che si possono fare, numerosissimi, non si può omettere di menzionare, per lo straordinario successo, brani come La canzone del sole del 1971, nella quale la natura era metafora di innocenza, di amore tenero e adolescenziale, ancora basato sulla purezza della scoperta. Allo stesso modo, il mio canto libero, l'anno successivo, sono tutte canzoni che immagino voi ricordate molto bene, delineava apertamente un conflitto di civiltà tra la vita secondo natura e la vita artificiale della società contemporanea di massa, in forma ancora più esplicita nella canzone della Terra del 1973, Mogol e Battisti elaboravano un provocatorio indoruralista, nel quale l'io narrante era una sorta di buon selvaggio, che si rifugia nella sua tana di campagna, contrapponendosi ad ogni forma di intellettualismo borghese, decantando le virtù di una vita imperniata sul lavoro dei campi e sulla quiete familiare. Questa sorta di eroe russoiano veniva riproposto anche in Le allettanti promesse dello stesso anno, nella quale, agli inviti a stabilirsi in città, l'orgoglioso contadino rispondeva: «Non mi va, preferisco restare qui, ho troppo da fare, e quando è sera, stanco morto, mi diverto solamente a dormire». Se quella di Battisti e Mogol era senz'altro la più celebre, la più diffusa, la più conosciuta, la più colta e ricercata narrazione del mondo rurale incorrotto veniva elaborata dal cantautore astigiano Paolo Conte. Nel 1971, in Una giornata al mare, Conte narrava l'escursione in una località balneare di un uomo proveniente da un piccolo centro della provincia, solo e con 1.000 lire.
L'effetto era quello straniante e traumatico di un brusco contrasto tra passato e presente, tra la silenziosa vita delle generazioni precedenti e quella rumorosa e frenetica della società contemporanea. Dalla contemplazione solitaria del provinciale emergeva una domanda di senso rispetto al passare del tempo nella società del benessere, alla quale l'uomo rispondeva che l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Nella visione kantiana, dunque, la modernizzazione della società, che esercitava un fascino irresistibile sui reduci dell'antica civiltà contadina, si traduceva per questi nell'angoscia della caducità in una vita fondata su impulsi e desideri effimeri e mutevoli. Conte ritornava su questi temi in altri brani, tra i quali la celeberrima La fisarmonica di Stradella del 74 o l'ancora più celebre Genova per noi del 75. In questo brano, scritto inizialmente per l'interpretazione di Bruno Auzi, egli descriveva la gita di due contadini piemontesi a Genova, una gita che aveva il sapore di una vera e propria avventura, se è vero che i protagonisti alla partenza avevano il timore che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. Dopo aver vissuto un'esperienza rilevatasi tanto eccitante quanto paurosa, i campagnoli, rivolgendosi direttamente alla città, chiedevano: lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna. E qui segnalo che quasi tutti normalmente capiscono che è Genova che ha, verbo avere, i giorni tutti uguali. Qui in realtà è una invocazione alla città: lasciaci tornare ai nostri giorni tutti uguali, o Genova, ad un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna. È interessante rilevare che negli stessi anni nei quali la canzone leggera e la canzone d'autore non marxista veicolavano l'immagine del mondo rurale e incorrotto, anche i cantautori di formazione marxista contribuivano a corroborare questo nudo. Nella visione cantautorale marxista, l'ambiente rurale non poteva certo considerarsi un mondo perfetto, ma conservava dei valori che la modernizzazione forzata stava sradicando senza pietà in nome del profitto. Prototipo di questa narrazione è l'ultimo brano di Luigi Tenco, Ciao amore ciao, del 67, nella quale il cantautore di Cassine descriveva la vicenda di un bracciante costretto a passare di colpo dalla dura vita dei campi ad un inurbamento forzato, un salto devastante capace di annichilire energie e progetti per il futuro. Andare via lontano e cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando, e poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci sentirsi nessuno, saltare 100 anni in un giorno solo, dai carri dei campi agli aerei del cielo, e non capirci niente e aver voglia di tornare da te. Nello stesso anno, 67, un altro cantautore marxista, anzi dichiaratamente comunista, Sergio Endrigo, riprendeva il tema in un brano profondamente politico che non a caso veniva apertamente elogiato sulle pagine dell'Unità. Questo brano rispondeva in realtà a un brano di Bruno Lauzi che aveva dato una visione piuttosto spensierata del fenomeno migratorio dalle campagne alle grandi città del nord. Discendono uomini cupi che hanno in tasca la speranza, ma in cuore sentono che questa nuova, questa bella società, questa nuova, questa grande società non si farà. In una chiave diversa e almeno all'apparenza meno impegnata politicamente, anche un cantautore anarchico come Giorgio Gaber partecipava alla critica della corsa all'inurbamento, un brano del 69 dalle forti tinte ironiche. Che stai a fare in campagna? Se vuoi farti una vita devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di negozi, di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce. Al volgere del decennio, però, la canzone d'autore di impostazione marxista avrebbe progressivamente abbandonato il topos della contrapposizione città-campagna. Il mondo rurale cominciava ad essere rappresentato, al pari di quello urbano, nel quadro del conflitto tra lavoro e capitale, attraverso i richiami a due nodi fondamentali: l'emigrazione, già presente in parte nella canzone dei primi cantautori, come abbiamo visto, quella precedente di Endrigo, e l'ambientalismo. Riguardo al primo caso si può ricordare un testo scritto dal poeta comunista Roberto Roversi per Lucio Dalla, nel quale il centro della narrazione diveniva lo sfruttamento di tutti i lavoratori, fossero essi contadini o operai, e si evocava il, cito dalla canzone, il povero operaio, povero pastore, povero contadino.
nello stesso 73 un brano di Antonello Venditti confermava questa tendenza, non tracciando differenze tra il padrone lasciato nel mezzogiorno e quello trovato al nord. Lontana è Milano dalla mia terra, lontana è la casa del mio padrone. 2000 treni più a nord, guadagnavo a fame sognando il ritorno. La gente parte per far fortuna, 2000 sogni più in su. I vecchi sono stanchi, le donne da aspettare, i treni fischiano un addio. L'altra narrazione del mondo rurale da parte dei cantautori di impostazione marxista, nei primi anni 70, coincideva con la prima canzone ecologista italiana. Tale filone veniva inaugurato da Francesco Guccini, il quale nel 72 pubblicava un brano destinato ad un grande successo e che certamente tutti voi ricordate, costruito sul dialogo tra un vecchio e un bambino. L'anziano assisteva con orrore alla deturpazione del paesaggio di fronte a sé. La polvere rossa si alzava lontano, il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare. E tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. E raccontava al bambino come invece quell'ambiente si presentasse in passato. Il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di grano, immagina i frutti e immagina i fiori, e pensa ai voci, pensa ai colori. E in questa pianura fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Seguendo la scia del brano gucciniano, qualche anno più tardi, Pierangelo Bertoli scriveva un testo maggiormente angoscioso per quanto quello di Guccini già lo fosse, nel quale si descriveva l'immanente catastrofe nucleare. E l'acqua si riempie di schiuma e il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento alati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta alla morte perché è radioattiva. Anche negli autori e nei cantatori non marxisti, nel corso degli anni 70, il mondo rurale vede progressivamente perso l'aura del mito. Direi però che l'immagine della campagna come sinonimo di purezza non sarebbe scomparsa dall'immaginario collettivo. Per quanto Marco Gervasoni ci abbia raccontato gli anni 80 come il decennio nel quale eravamo moderni, alcuni indicatori rivelano come questa modernità conservasse ancora elementi di inquietudine e di corruzione dei valori per molti italiani. Tra la metà degli 80 e, a ben vedere, fino alla metà dei 90, il topos della purezza rurale rimaneva nelle arti popolari, in una lettura non solo teologizzata, ma direi forse sottoacculturata o, per essere più cortesi, iremica, come ha detto prima Stefano Magagnoni. E un sondaggio sulla popular music conferma questa tendenza. Se nel 1984 uno degli elementi che portarono al grande successo del film Il ragazzo di campagna, e Ermanno non ce ne ha parlato, ma sono certo che lo avrebbe menzionato se fosse andato più avanti, e dicevo, uno degli elementi che portarono al successo di questo film fu il brano Beato te contadino, il titolo già dice molto, cantato da Patrizia Tapparelli e scritto da un'altra penna celebre della canzone pop italiana, Detto Mariano. Ma ancora nel 95, e cioè 10 anni più tardi, il Festival di Sanremo avrebbe dato spazio ad una apparentemente anacronistica canzone di Toto Cutugno, Voglio andare a vivere in campagna, che in realtà ebbe un discreto successo. Non voglio dilungarmi oltre perché credo che il mio tempo si stia esaurendo. Aggiungo soltanto in conclusione che la popular music, soprattutto nella forma canzone, cioè attraverso la forma della quale mi sono occupato in questa relazione, rappresenta un medium semplice ed immediato. Semplice ed immediato significa soprattutto un medium capace di recepire e veicolare in un meccanismo di circolare di azione e retroazione sociale valori, sentimenti, immaginario collettivo. Spero che queste brevi note siano state di parte di vostro interesse, ma insomma possano stimolare il dibattito che seguirà, arricchendosi e unendosi a tutti gli stimoli che sono venuti dagli altri relatori. Vi ringrazio molto. Grazie anche a Paolo Carusi, e penso che già queste relazioni hanno dimostrato come la stratificazione delle narrazioni e degli immaginari sia molto complessa. Ci aiuta a comprendere molto meglio questi miti a bassa intensità che circolano nella cultura popolare e il rapporto con la politica, la ricerca di significato anche rispetto alla società del benessere, riflessione critica sulla modernità.
Adesso Gianluigi Corinto invece ci parla della TV degli agricoltori e ci racconterà lui che cos'è. Allora, grazie a tutti per avermi invitato, in particolare a Sheila Moroni, che ricordo con affetto dopo aver perso le tracce per molto tempo, spero di rincontrarla presto. Allora, io condividerò una presentazione per aiutarmi. Il titolo, la TV degli agricoltori, è particolare nel senso che riguarda un lavoro che io ho fatto diverso tempo fa e che è sparito, ovviamente, e devo recuperare sul... Scusate... ho pubblicato diverso tempo fa un articolo, scusate ma non riesco proprio ad orientarmi, su una rivista Istituzioni, Agricoltura, Istituzioni, Mercato, pubblicata proprio a Macerata, non riesco a ritrovare la presentazione, eccola qua, scusate ci sono. Nel 2013 ho pubblicato appunto la TV degli agricoltori in inglese su questa rivista edita a Macerata, dove affrontavo, mi ero posto una domanda, siccome io avevo seguito l'evoluzione sia della televisione sia dell'agricoltore per motivi di studio personale, per motivi di passione riguardo alla comunicazione mediatica, non solo in agricoltura ma in genere, si sta aprendo, io spero che lo faccia il prima possibile, mi interessava capire se era possibile trovare un nesso, un collegamento tra l'evoluzione della politica in generale, in particolare della politica agricola e ancora più in particolare di un punto specifico che è la riforma agraria, se questo qui in qualche modo aveva seguito, preceduto, accompagnato e seguito l'evoluzione del modo di fare la televisione. Io mi scuso ma non riesce ad aprirsi, riprovo, riparto da capo. Mi ero chiesto questo, se eccola qua finalmente, scusatemi tanto, allora dicevo, questa qui è la struttura degli argomenti che voglio trattare, se c'è stato un cambiamento nel modo di raccontare o di affrontare o di usare la televisione per raccontare o costruire una società agricola e rurale, cioè se la divulgazione o la formazione professionale degli agricoltori avesse avuto un mutamento di pelle, una mutazione quasi genetica prima e dopo la nascita della RAI, e se la televisione, in particolare la RAI, le trasmissioni dedicate alla formazione professionale degli agricoltori, avesse avuto un cambiamento. Per far questo devo rifarmi ai miei studi su Serpieri e Tassinari, cioè sull'evoluzione della società rurale vista da due punti di vista, i due studiosi appartenenti allo stesso regime ma da punti ideologici completamente diversi. La mia curiosità è stata confermata, nel senso, se il regime fascista avesse in qualche modo tramandato alla democrazia successiva, al regime democratico successivo, le proprie strutture da tanti punti di vista, se la riforma agraria entrasse in questa trasmissione, culturale, se il ruolo che hanno avuto i ministeri e i ministri dell'agricoltura democristiana e in particolare di una persona come Giuseppe Medici, che era un democristiano molto particolare. E in poche parole, io credo che la TV, da usata per lungo tempo per educare gli agricoltori, sia in qualche modo abbia cambiato completamente pelle in un punto preciso, nel passaggio tra il gennaio e il dicembre 69 e il gennaio 1970, appunto quando la TV degli agricoltori diventa A come agricoltura e poi addirittura Agricoltura Domani negli anni 80.
Allora, vediamo. Questo mi pare nella mia esperienza, che è anche un metodo che ho seguito nel fare questo lavoro, cioè ho seguito sia la mia esperienza personale per una coscienza, seguito diretto delle trasmissioni sia radiofoniche che televisive, sia una ricerca presso le Teche Rai per vedere se la mia ipotesi, la mia intuizione fosse vera. Qui queste figure sono molto particolari perché quella a sinistra, questo è il mio paese di origine, Gambassi, questa è la città di Macerata e si assomigliano stranamente, anche se sono uno un paese o una città, e questo signore qui è una persona dimenticata, credo, ma era molto importante, che è Silvio Spaccesi. E perché ho messo Gambassi, Macerata e Silvio Spaccesi? Perché Spaccesi è di Macerata, è un attore che ha avuto una grande carriera sia radiofonica che teatrale che televisiva e partecipava negli anni 59-69 a una trasmissione radiofonica Vita nei Campi, La Famiglia Pratesi, dove si raccontavano le vicende quotidiane di una persona di agricoltori. Il circuito si chiude con Sheila Moroni, che come me ha dei rapporti con Gambassi. Ecco, vedete, questa è Vita nei Campi, che la domenica mattina, la trasmissione radiofonica che io ho seguito accuratamente tutte le domeniche, Vita nei Campi raccontava i problemi di una famiglia vera. Ricordo poco veramente, ma mi ricordo questa atmosfera di semplicità, di dialetto. Spaccesi usava un forte dialetto maceratese che dava quindi una caratterizzazione rurale di per sé. Allora, questo è il punto di partenza, cioè qualcuno ha detto ai media si è sempre occupato dei rapporti con l'agricoltura. Perché? Perché l'agricoltura era importante, ma aveva un carattere particolare in Italia. Prima cosa, confermava una solita divisione nord-sud, poi confermava una divisione città-campagna, il nord è industriale, il sud non lo è mai stato, probabilmente non lo sarà mai, c'è un divario geografico sull'agricoltura, sulla divisione città-campagna, sulla divisione industria-ruralità, e la questione agraria, come giustamente avete segnalato voi, è un vero e proprio problema politico, non solo, ma è anche un terreno di forte scontro ideologico, in un clima comunque dove tutti propongono una riforma, un intervento per riformare, per uscire dalla povertà. Soltanto che le posizioni sono, rispetto all'agricoltura, sono ideologicamente diverse e sconfinano nello scontro ideologico vero e proprio, anche nello scontro elettorale. Tant'è vero che rispetto alla politica agricola, per semplificare molto, possiamo dire che c'è una visione comunista, è una visione del Partito Comunista, è una visione della Democrazia Cristiana, che ne ha fatto, che ne fecero un terreno proprio di scontro elettorale, di potere. Votate la Democrazia Cristiana per avvenire ai vostri figli, eccetera, eccetera. Qui in particolare vedete che un volantino propagandistico apri l'occhio, si rivolge proprio al contadino, non fare la fine dei contadini russo. Questa divisione fortemente ideologica che ha natura rurale, urbana, industriale, agricola, è continuata a lungo, appunto, secondo me, almeno fino al passaggio 69-70. Il Partito Comunista faceva fortissima propaganda sulla classe operaia, senza però mai arrivare a una vera posizione sovversiva. La Democrazia Cristiana invece si è sempre presentata come un partito interclassista, in particolare più attrezzata del Partito Comunista a rivolgersi alle masse contadine in tutto il paese. In che modo? Usando anche la televisione, come dirò dopo. Però precedentemente a questa
questa situazione, prima durante il regime fascista, sia Arrigo Sirpieri che Tassinari si occupavano, erano ambedue fascisti, diciamo così, appartenenti al regime fascista, però da due punti, come accennavo, ideologicamente abbastanza e fondamentalmente diversi. Posso semplificare dicendo che Sirpieri fosse liberale e Tassinari comunista, nel senso che Sirpieri vedeva comunque la possibilità di un intervento pubblico, un intervento pubblico sulla proprietà privata nell'interesse economico generale. Tassinari, appunto, tra virgolette comunista, l'ala sinistra del fascismo, diceva non è solo una questione economica da risolvere anche con una collaborazione pubblico-privato, la bonifica deve essere una politica sociale, deve conseguire obiettivi sociali e soprattutto, anticipo, lo sapete molto meglio di me, dare la terra ai contadini. Quindi la dimensione sociale del fascismo prese nel dibattito, nello scontro ideologico tra i due, prese sicuramente il sopravvento, la posizione, diciamo così, comunista di Tassinari. Nel senso, la divisione industriale e rurale era già presente durante il periodo fascista. Il Ministero dell'Agricoltura nacque come gemmazione, diciamo così, come scorporo dal Ministero dell'Industria. Sirpieri non fu mai ministro dell'agricoltura, ma ebbe il sottosegretariato alla bonifica, che fu istituito appunto sotto il governo Mussolini. Il sistema di comunicazione. Scusami Gianluigi se ti interrompo, ma mancano 7 minuti, volevo darti la sensazione del tempo. Va bene, salto tutte cose che voi sapete dicendovi che la televisione è stata occupata come l'agricoltura dai democratici cristiani. Dopo la fine del regime Mussolini i ministri sono stati sempre e comunque democristiani. Scusatevi perché non gira, porca miseria. Eccoci, li vedete, non solo sono stati democristiani, ma sono stati coloro che hanno attuato la riforma agraria. Segni, Fanfani, poi Salomone, Giuseppe Medici, altri non solo hanno fatto grandi carriere politiche partendo dal mondo, dall'interesse dell'agricoltura. Questo era nel pensiero di De Gasperi quando come demofilo scriveva in clandestinità. Salto perché non c'è tempo, ma insomma dare la terra ai contadini e la riforma agraria, la colonizzazione era. Allora, perché qui ho segnato, vediamo un po', ho segnato, ecco, il senatore Medici con un rosso, perché lui non era democristiano, era diventato democristiano, lui era un allievo di Einaudi, ma fu Giuseppe Dossetti, per malumori verso il Partito Liberale di Medici, Giuseppe Dossetti lo convinse a entrare. Nel 1954 la riforma in qualche modo viene affidata, la propaganda, diciamo così, della riforma viene affidata alla televisione. Nel 1954 è ministro Giuseppe Dossetti dopo Salomone e Fanfani, e al 54 da lì in poi la televisione è in mano fortemente a persone di forte formazione cattolica. È sicuramente paternalistica e didattica, l'istruzione anche non agricola, anche quella delle scuole medie viene affidata a telescuola, a parte non è mai troppo tardi con una televisione, trasmissione di altro genere, ma direi questa è la TV degli agricoltori ed è stata per lunghi anni usata per trasformare quelli che erano braccianti e operai in imprenditori. Questo era il contenuto strategico della politica agricola della Democrazia Cristiana. La terra, ognuno padrone a casa sua, la terra ai contadini, ma da imprenditore, non da piccolo. Ecco,
Queste sono le schede che io ho recuperato presso le Tech Like, che io ho riprodotto, ve le faccio vedere velocemente. Però questa è la TV degli agricoltori, se date un'occhiata, è tecnica, ci sono rapporti tecnici, c'è una vera educazione, in inglese si dice extension, è una formazione professionale, una trasmissione a fini didattici, gli agricoltori devono diventare imprenditori, quindi tecnicamente devono sapere. Il cambio c'è con A come agricoltura, dove in qualche modo si parla sempre da un punto di vista tecnico, ma in modo più leggero. Non ho la scheda perché non è recuperabile sulle Tech Rai, ma la vera svolta viene con Agricoltura Domani. Il responsabile era Giovanni Minoli, che è completamente un'altra cosa. Prima si raccontava, si insegnava agli agricoltori a diventare imprenditori. Dopo, con A come agricoltura, si racconta agli italiani la necessità di sostenere l'agricoltura. La politica agricola sosteneva i redditi agricoli. Bisognava convincere di questo il resto della comunità, i consumatori. Questo lo saltiamo perché 69-70 è un punto di svolta non solo italiano ma globale, lo sbarco della Luna, Woodstock, il film Easy Rider, ma soprattutto gli italiani non sono più affamati. Montanari, Massimo, dice che il 68 raggiunsero l'autosufficienza calorica, non è poco come cambio. Allora, la prova vera che ho trovato per dimostrare la mia intuizione è una trasmissione radiofonica dove interviene non casualmente il senatore, il senatore Giuseppe Medici, che è una sorta di intervista dove insieme ad altri esponenti del mondo agricolo e soprattutto della televisione, Sergio Pugliese, vero inventore della televisione moderna, questa è la frase testuale raccolta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia si trovava in una situazione molto disperata. La riforma agraria fu fondamentale per valorizzazione civile e materiale di molte persone. Molti degli ex contadini e dei contadini dovevano svolgere il ruolo di veri e propri imprenditori. La trasformazione del grande latifondo, la promozione delle bonifiche, ma anche l'aiuto e il sostegno della piccola e media proprietà sono stati il progresso della civiltà. E la formazione tramite la visione in questo campo, come molti altri, ha concretamente contribuito. Questo è evidente che c'è stato un grande cambiamento dopo il 70 da una televisione educativa a un qualcos'altro. Anche nel mondo delle trasmissioni agricole questo qualcos'altro è proprio un'altra cosa. L'agricoltura quasi non esiste più, come avete raccontato voi, è un'altra cosa. Dopo Agricoltura Domani si passa a Linea Verde. La conduzione è affidata a non esperti, meno esperti sono, più confusione faranno, dichiarando che il tema dell'agricoltura è completamente sostituito con un altro. Vuoi l'enogastronomia, vuoi l'ambiente, il turismo, cioè è il mondo, ma non più quello rurale, è l'occhio degli ignoranti, perché questi due signori qui dichiaratamente sono ignoranti, tra molte virgolette, mi raccomando, cioè si pongono come dei cittadini che, ignari di che cos'è la campagna, girano per le campagne per vedere se ci si capisce qualcosa. Ecco, il mondo è ribaltato, ma il punto di svolta è nel 70, dove in pratica il regime fascista è finito nella sua eredità e diventa tutto il mondo diventa un'altra cosa. Io vi ringrazio e sono stato nei 20 minuti, grazie. Perfetto, e ringrazio anche Gianluigi Corinto, preziosissima anche questa relazione, per gli spunti. Adesso abbiamo un quarto d'ora di dibattito e la prima cosa è darò la parola al professor Ortoleva per un primo commento. Nel frattempo, se gli altri relatori o ci sono altre domande, le raccoglierà. Gli altri relatori possono alzare la mano, così possono interloquire brevemente su questa prima parte densissima, devo dire, aiutandoci a mettere a fuoco nodi, svolte, anche cosa manca e cosa si dovrebbe ancora
fare per approfondire questo tema. Quindi io do subito la parola a Peppino Ortoleva. Grazie dell'invito, grazie di questo ruolo difficilissimo in questa situazione di discussant, perché naturalmente non solo sono state affrontate in queste cinque relazioni tematiche anche, come dire, collegate ma molto differenti tra di loro, ma ciascuna di loro ha contenuti molto ricchi, vari, basta pensare solo ai titoli che ci ha elencato Ermanno Taviani, ciascuno dei quali meriterebbe una discussione. Quindi io cercherò di fare una cosa molto semplice, anche per non superare qualche minuto di chiacchiera, di vedere alcuni elementi che secondo me attraversano un po' tutte queste relazioni, magari senza essere stati finora citati. Il primo è che io sì, mi occupo di miti, ma ogni tanto penso che si debba guardare con molta attenzione a quella che un marxista chiamerebbe la struttura, cioè le basi materiali di tutto. E allora qui c'è una base materiale che vorrei ricordare, anche riprendendo un dato che solo in parte però Corinto ha citato. Tra il 1951 e il 1981, parliamo dei censimenti Istat, 1951-1981, l'Italia passa da un paese dove l'agricoltura è di gran lunga il settore principale in termini di occupazione, e il resto se lo dividono l'industria, certamente in crescita, e il settore dei servizi, a un paese, 1981, in cui i servizi sono diventati il primo settore in termini di occupazione. Che cosa vuol dire? Che questo passaggio agricoltura, industria, servizi, che gran parte dei paesi sviluppati hanno compiuto in decenni, o addirittura in secoli, in più di un secolo, l'Italia lo fa in 30 anni. Questo secondo me è decisivo per ragionare su che cosa significa il mondo rurale in Italia, nel senso che siamo da un momento in cui il mondo rurale è l'oggi, un momento in cui è l'oggi e in parte lo ieri, a un momento nel quale è l'altro ieri, perché negli anni '80 il mondo rurale per gran parte d'Italia è l'altro ieri. Ricordiamoci di questo, perché la mitizzazione del mondo rurale, la rivincita, molte cose di cui si è parlato si legano anche a questo fatto, che non è solo urbanizzazione, che non è solo migrazioni, eccetera, eccetera, ma è proprio uno spostamento enorme di enfasi dell'economia italiana e della vita italiana. Questo si collega, e secondo me questo dà molto senso a molte delle periodizzazioni che sono state tracciate in tutte queste relazioni. Questo si collega a un altro tema, poi non, veramente voglio essere molto rapido, che è la questione meridionale. Magari ci tornerò poi alla fine di tutto, il rapporto tra questione agraria e questione meridionale, perché qui c'è un problema molto grosso, cioè nel sud c'è stato dal 600-700, forse anche da prima, in poi la più grande città d'Europa, con l'eccezione di Londra, che è Napoli. Parlare del sud come rurale è un paradosso, perché il sud è rurale e urbano, il sottosviluppo meridionale è rurale e urbano insieme, e non dobbiamo dimenticarci questo, perché nel momento in cui si fa una rappresentazione tutta ruralista del sud, e la si fa, la fa pure Visconti con la Terra Trema, per dire, però nel momento in cui si fa una rappresentazione tutta ruralista del sud, c'è una rimozione in corso, che è Napoli, ma non è solo Napoli, è Napoli, Palermo, Catania, Bari. L'equazione rurale meridionale è un'equazione che va scomposta e che va sottoposta a critica. Magari ci torniamo alla fine. Ultimo passaggio, che è, se volete è uno scherzo, ma non è tanto uno scherzo, riguarda la musica leggera. Una delle cose più interessanti è che il paese più industrializzato del mondo ha come genere assolutamente cruciale il country, cioè un genere che ha nel nome la campagna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una idealizzazione del rurale, perché country and western è proprio un genere, tra l'altro è un genere di un'importanza strategica,
A un certo punto, quando si sono fatte veramente le statistiche delle vendite dei dischi, ci si è accorti che il country and western vendeva molto più del rock and roll in America. C'è un consumo di una campagna molto spesso idealizzata, molto spesso ideologizzata, perché il country and western è carico di ideologia, anche se molto più ambigua di quanto spesso si pensi, un consumo di una campagna idealizzata e ideologizzata in un paese molto, molto sviluppato. Quindi quando si pensa all'idealizzazione della campagna, la rivincita della campagna, è stato detto, eccetera, teniamo conto che è un fenomeno mondiale, non è solo un fenomeno italiano, e su quello anche forse varrà la pena di tornare. L'equivalente italiano, curiosamente, ma sarebbe interessante discuterne, è il boom del liscio negli anni 70-80. Cioè, se l'equivalente non dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista, come dire, ideologico. Cioè, un genere della musica popolare, spesso disprezzato tipicamente dagli intellettuali, come lo è in gran parte il country and western, che però è un genere che si può presentare, non dico come ruralista, ma come in qualche modo un ritorno alla tradizione. Tipicamente però non è meridionale, perché la canzone meridionale è di città ed è la canzone napoletana. Tipicamente non è meridionale, ma è romagnolo. E questo avrebbe ancora qualcosa da dire, ma magari su alcuni di questi temi ci torniamo. Mi fermo qui. Allora, Arcangelo, se ci sono domande da YouTube, altrimenti io darei la parola a chi vuole fare un breve commento. Da YouTube nessuna domanda, quindi si può procedere. Ok. Allora, a questo punto, se c'è, avete la possibilità, se volete, di intervenire anche, ecco, Marco. Io intanto mi faccio i complimenti a tutti i relatori, perché mi trovo straordinariamente a mio agio in tutte le cose che sto sentendo, ed è un confronto veramente maturo, mentre poi dirò anche nel mio intervento successivo che così c'è alle spalle una storia dove le incomprensioni disciplinari tra storici, antropologi, sociologi nell'affrontare le tematiche rurali è stato molto profondo. Quindi molto interesse per quello che sto sentendo, ma soprattutto per l'ottica che ormai viene data per acquisita, facilmente praticabile nell'affrontare temi che invece fino a qualche decennio fa erano spinosissimi. Quindi, dei brevissimi appunti così volanti su cose che ho sentito. A Paolo Carusi volevo segnalare, ma sicuramente c'era molto ben presente, una canzone che mi ha sorpreso di non trovare nell'elenco, ma non stiamo qui a farci le pulci su quello che manca, ma sul viaggio di un poeta del 1972 dei Dick Dick, che mi sembra centralissimo rispetto al discorso che lui stava facendo, dove c'è il contadino che diventa hippie ma poi deve ritornare alla campagna. Ecco, a parte questo, invece, un paio di discorsi importantissimi che credo meritino riflessioni, per cui se vorremmo preparare altri seminari in futuro potranno essere utili. E c'è un discorso, anni fa avevo provato ad assegnare una tesi a una funzionaria della Bonomiana, di una Bonomiana che stava diventando nel frattempo da democristiana leghista, che aveva una possibilità di accedere a fonti locali, ma all'interno della Coldiretti, anche nelle sedi centrali, non era disponibile il contadino, che era la rivista della Bonomiana, e che già veniva segnalato da Silvio Lanaro nella storia dell'Italia repubblicana quanto fosse fondamentale proprio tutta l'opera rituale, ma anche di rappresentazioni iconiche, che aveva fatto la Bonomiana nel riprendere
quasi integralmente quello che era il discorso dell'opera dopo lavoro fascista, quindi nel dare una rappresentazione ruralista che aveva una fortissima continuità con quella che era una rappresentazione precedente, riarticolandola in modo già meno laico e più cattolico, confessionale. Ecco, questo è un dato importante. Poi ovviamente credo anche, appunto, citavo adesso una bonomiana che si stava trasformando già alla fine degli anni 90, e appunto il tema della stiamo parlando molti riferimenti li facciamo ai cattolici e al mondo rurale, ma la Lega Nord e la ruralità potrebbero essere un tema molto interessante per altri dibattiti, a partire proprio dalla comunicazione, 10 virgolette, verace del becero che i vari leader leghisti hanno sempre cercato di fare, con una modalità che non è nuova nella comunicazione, proprio che ha tanti retroterra, ma quello principale è senz'altro quello dello squadrismo toscano. Quindi altro tema che potrebbe essere interessante, ma poi un tema invece che secondo me va molto nel profondo e che è sempre stato un tema centrale per chi nell'Italia repubblicana parlava di ruralità, era quello di un problema sociale consistente, che era quello sessuale, nei rapporti di genere proprio, perché c'era veniva presentata in tanti momenti di costruzione di icone, di rappresentazioni, un'attrattività seducente che alternativamente potevano avere il cittadino o la cittadina, oppure il campagnolo o la campagnola. Ecco, c'è questa dialettica continua che è un terreno conflittuale, che così è tutto costruito su stereotipi ovviamente, ma che toccava un problema lacerante e dirimente per chi voleva continuare ad abitare in comunità rurali, che andavano perdendo pezzi continuamente, e proprio nella dimensione comunitaria, mettendo a rischio anche la perpetuazione della struttura familiare da costruire o da stabilizzare. Ecco, tutte queste osservazioni di possibili terreni di sviluppo di tutto il dibattito ottimo che stiamo facendo. Sì, allora io darei la parola per l'ultimo intervento breve a Sheila Moroni, e mi viene soltanto da ricordare che proprio Marco Fincardi faceva una relazione sulla rappresentazione dei grattacieli in quel seminario dell'Associazione Memoria e Ricerca, mi faceva venire in mente quello che ha mostrato Mariangela, la verticalità, la modernizzazione rispetto poi al western che evocava pure lui in quella occasione della cultura americana, quindi ci sono tanti fili che si intrecciano. Quindi io darei la parola a Sheila e poi farei una pausa di 5 minuti prima di riprendere. Ma Sheila è alzato la mano, quindi io sì, si sente. Ok, ringrazio tutti, ho imparato veramente da tutti, perché ovviamente quasi nessuno è il mio terreno e quasi tutti, come diceva l'intervento precedente, sono terreni anche disciplinari che sento vicini in strano modo, essendo una storica. Io invece sono rimasta colpita dal passaggio, se casuale, direi di no, a livello così di storia politica dell'Italia repubblicana, della trasmissione che citava, e lo saluto ancora una volta in diretta, il professor Corinto, del passaggio alla trasmissione Agricoltura Domani, che viene condotta da Minoli. Se ci poteva dire qualche parola, perché questo forse, come dire, è un punto di svolta, ma veramente forse probabilmente male interpreto io, un punto di svolta, non so se nella politica della RAI, ma sicuramente all'interno delle politiche, diciamo così, italiane, sociali italiane. Grazie. Professor Corinto, se vuole rispondere. Sì, no, Giovanni Minoli è una figura molto particolare nella televisione italiana, è famoso per Mixer, però è anche l'inventore di Un posto al sole e di una cosa molto dimenticata che è Agrodolce, che era il tentativo di portare
un posto al sole in Sicilia per motivi anche collegati alla mafia, la cosa non ha avuto seguito. Lui è stato responsabile dal 78 all'80 e lì proprio è mutato la natura della comunicazione televisiva verso gli agricoltori, lì, perché Minoli è un tecnico, insomma, quindi riusciva a fare anche una trasmissione tecnica, però il mondo non c'era più bisogno, è stato detto da voi, no? Il collega Ortolega ha detto, il professor Ortolega ha detto, il mondo è cambiato, non c'è stato modo di dire, ma citando, io ho citato, quando gli italiani hanno raggiunto la soddisfazione energetica, vuol dire che lì l'agricoltura stava diventando un'altra cosa, andava vista in un quadro internazionale. Io credo che sia stata una decisione ben precisa dentro la televisione, ma andrebbe approfondito ovviamente. Se posso approfittare, io avrei una curiosità che vorrei chiedere al professor, a tutti, ma al professor Ortolega. Se uno guarda qualsiasi trasmissione che parla di tipicità italiana, anche Linea Verde in questo momento, le musiche non sono quelle che il collega ha citato che parlano della ruralità italiana, ma sono tutte musiche americane. È un caso? Allora, Lea Durante aveva alzato la mano e poi se vuole anche chiudere brevemente il professor Ortolega rispondendo a questa domanda. Sì, grazie. Io volevo fare un'osservazione sulla questione che ha sollevato il professor Ortolega a proposito del meridione, che è inteso malamente soltanto come rurale e contadino, mentre invece aveva al suo interno la seconda più grande città d'Europa, cioè Napoli. Mi sembra interessante quello che dice Gramsci a questo proposito, perché fra l'altro il suo pensiero influenza molto anche l'immaginario sulla questione agraria e dei mondi rurali nell'immediato dopoguerra, perché Gramsci dice che l'Italia ha, tra il risorgimento e gli anni 20 del Novecento, il doppio degli insediamenti urbani rispetto alla Francia, ma questo significa che ha il doppio dell'industrializzazione rispetto alla Francia? No, assolutamente. Cioè la città lui la intende non come un agglomerato non rurale di abitazioni, ma come il luogo simbolico prima di tutto nel quale si sviluppa il capitalismo e quindi l'industria. E a questo proposito dice infatti che da un punto di vista egemonico si deve intendere il rapporto tra nord e sud come il rapporto tra una grande città e una grande campagna, non dal punto di vista materiale e diciamo così proprio della disposizione degli abitanti. La città, la grande città meridionale Napoli, è una città che non vive dell'industrializzazione come le città del nord Europa, ma vive della campagna e quindi cioè vive della rendita parassitaria, e questo è il motivo per cui Gramsci include anche la realtà napoletana dentro la grande idea del sud rurale. Questo punto di vista lo riprende poi Said, visto che appunto questo seminario si inserisce nell'idea dei paesaggi rurali, diciamo su scala planetaria, laddove sostiene che il terzo mondo è una grande campagna rispetto al mondo occidentale, che è una grande città, dove chiaramente il significato è simbolico. Credo che anche questo sia un punto di vista da prendere in considerazione. Professor Ortolega, vuole chiudere oppure facciamo la pausa? Un minuto soltanto. Allora, perché mettono non musica rurale ma musica americana nelle sigle delle trasmissioni di cui stiamo parlando? Credo che sia abbastanza chiaro, proprio perché si cerca di fare delle trasmissioni moderne. Quindi come dire, un'equazione con la modernità, con un'attrattiva di tipo moderno, per cui sembrerebbe svalutante rispetto a questa idea di modernità mettere delle canzoni tipo La donna che viene dal sud, le donne che non sono soltanto Marie, eccetera,
eccetera. Quindi c'è una retorica, se vogliamo, che c'è in tutte le sigle, c'è una retorica della modernità dichiarata. Ma invece rispetto a questa questione città-campagna, qui secondo me c'è uno dei grandi problemi della storia contemporanea, diciamo. Cioè la tendenza che ha delle motivazioni profonde, su cui magari poi torneremo, stabilire un'equazione città-industria, campagna, non industria. In realtà la storia dell'industria non è tutta urbana, anzi una parte consistente della storia dell'industria è una storia non urbana, extraurbana, eccetera, eccetera, e la storia della città non è una storia industriale, per lo stesso motivo. Napoli è un caso straordinario, naturalmente, perché è un caso straordinario di povertà urbana, però non è che Londra, che era più grande di Napoli, l'unica città europea più grande di Napoli nel Settecento, fosse una città ricca industriale. Era una città povera in grandissima parte, e l'industria inglese non stava a Londra, ma stava nelle Midlands, quindi in una zona che ci sembrerebbe molto più rurale. Questa equazione città sviluppo, campagna sottosviluppo, è in realtà in parte motivata per motivi che sarebbe lungo spiegare, magari ci torneremo alla fine, in parte anche mitica, per l'appunto, cioè la città non è sempre lo sviluppo, però ci sono dei motivi che attirano le persone verso la città che sono molto significativi e che sono in buona parte mitici. Cioè, se la gente si sposta in città non è solo per motivi economici, ma è spesso per un'attrattiva anche di altro tipo. Volevo finire con una citazione che secondo me è straordinaria ed è Rousseau, 1761, stiamo parlando nel dialogo sul romanzo alla fine della novella Eloise. Rousseau dice che la gente abbandona le campagne, è pronta a tutto per andare in città perché leggono romanzi. E io trovo che, naturalmente, se al posto dei romanzi mettiamo i film e poi da un certo punto anche la televisione, capiamo moltissime cose. È un'intuizione che io trovo assolutamente pazzesca da parte di Rousseau. Ricordiamoci che i miti muovono le persone, non sono semplicemente in un'atmosfera. Benissimo, a me sembra la conclusione ideale per questa prima parte, e io farei 5 minuti di pausa, non di più, per un caffè, quindi tra 5 minuti riprendiamo con la seconda parte e la seconda parte del dibattito.
Allora, sono passati 5 minuti. Vediamo un po'. Ecco. Sono passati 5 minuti e dato che abbiamo appunto i tempi molto molto stretti, io avvierei subito la seconda parte che è introdotta da due relazioni, problemi e prospettive di ricerca, perché in questo caso ci misuriamo con due studiosi che hanno già un percorso di ricerca consolidato che in qualche modo traccia delle linee che integrano varie prospettive disciplinari e vari dei problemi di cui abbiamo parlato sino ad adesso. Quindi do subito la parola a Marco Fincardi dell'Università Ca' Foscari, narrazioni, miti e forme della socializzazione nei mondi rurali italiani nel lungo periodo. Ecco, grazie. Io intanto partirei dalle narrazioni degli studiosi e degli storici, ovviamente, in primo luogo dei contemporaneisti almeno. Ecco, perché sono temi che hanno fatto, che hanno a lungo diviso proprio gli studiosi. Io ho presente questo convegno che c'è stato nel 1985, che è stato un convegno quasi leggendario, doveva essere il momento di collaborazione tra quelli che venivano chiamati ad Alessandria, gli storici scalzi con gli altri storici, ma soprattutto poi con gli antropologi, e divenne un dialogo tra sordi, dove si andava dal duo di Piadena che interveniva parlando in dialetto cremonese a tanti altri che portavano le ragioni della propria disciplina senza ritrovarsi, senza riuscire a stabilire un territorio comune. Ci vollero 3 anni perché si arrivasse alla stampa del volume nel 1988 e doveva essere un convegno decisivo, dove però tanti spunti che credo siano basilari proprio anche per le riflessioni che stiamo facendo oggi e vogliamo sviluppare in futuro, le possiamo trovare proprio, se non altro anche per capire cosa non ha funzionato nella comunicazione scientifica di allora tra gli studiosi. Io ho trovato molto più facile invece nel 1992 questo dibattito, questo convegno promosso tra gli allievi di Aguilon, di Maurice Aguilon, sullo studio delle trasformazioni nelle campagne tra 700 e 800, la politicizzazione delle campagne nel XIX secolo tra Francia, Italia, Spagna e Portogallo, dove intendersi è stato molto più facile, ma lì eravamo tutto tra storici o se vogliamo tra etnostorici. Tra storici che si interessavano alle culture popolari e mettendo sempre come punto di riferimento la trasformazione, non miti di permanenze che veniva dato per scontato che fossero cose arcaicizzanti, che non così andavano bene per le leggende, non cose da raccontarsi nel mondo scientifico. Un mio riferimento fondamentale, io lo trovo sempre attuale, anche se nessuno più lo cita dopo che l'aveva usato Carlo Ginzburg, che poi se n'è dimenticato a sua volta di questi riferimenti, è quello di Robert Redfield, La piccola comunità contadina, dove lo schema, che credo funzioni benissimo, parliamo di sé, di cose di 90 anni fa, di concettualizzazioni di 90 anni fa, della scuola di Chicago, ma credo che siano sempre di estrema attualità. Lo schema di Redfield è quello di una circolarità tra culture, lui chiama quella alta e quella bassa, ma in realtà è quella urbana o dei grandi centri intellettuali, con invece una base rurale, lui l'ambienta nello Yucatan dei Maya, cattolicizzato, quindi tra sacerdoti più o meno missionari, parroci rurali, e popolazione di discendenza maya, e c'è un discorso di scambi, quindi di elementi di bassa cultura che arriva all'elite e di ritorni in senso inverso, che è continuo nello schema di Redfield. Io questo schema proprio lo trovo sempre di estrema attualità e nelle tesi di laurea come nei dibattiti dei convegni, non trovare più citato Redfield
mi sorprende, è una cosa che trovo così strana. Anche un altro autore che negli anni 70-80 era stato molto riscoperto, proprio rispetto al concetto di folclorizzazione, al Gesidrat Grimas, era un autore fondamentale che ci dava delle chiavi di lettura proprio sui processi di folclorizzazione come momenti di significazione, di aspetti di quello che doveva essere il popolaresco, ma allo stesso tempo il ruralista, estremamente interessanti. Oggi magari più che al di là della folclorizzazione, per studiare l'ambiente rurale, potremmo parlare anche di ambientalizzazione in chiave ecologista, ma riprendendo molte schematizzazioni e stereotipi dell'ecologismo, nel parlare di questa campagna ambientalizzata, come se fosse la natura, cioè, non è che siano cose assolutamente nuove, ma la rilettura in chiave ecologista è molto importante, chiaramente. Ecco, fatto questo escursus metodologico, un altro riferimento che io trovo molto interessante, ma perché io mi interesso soprattutto di ritualità, che chiaramente sono forme di rappresentazione fondamentali, che poi anche nella riproduzione iconica, che di solito così viene fatta soprattutto da ambienti urbani, però che oggi, vista la facilità di disporre di modi di produrre immagini quasi senza costi, così può essere un fenomeno di grande circolazione. Comunque, appunto, credo che gli stereotipi, che poi sono quelli che guidano molto nella produzione anche di queste immagini del ruralismo, abbiano una forte produzione cittadina, proprio dove comunque c'è una capacità di lettura che io ho trovato assolutamente nuova e che anche questa oggi trovo poco riproposta, che era quella nata dalle discussioni degli anni 90 tra storici e antropologi nell'ambito del laboratorio etnoantropologico di Rocca Grimalda, attorno sempre a quel Franco Castelli che aveva cercato di avviare quel dibattito tra le varie discipline sul mondo popolare e rurale, nel convegno del 1985 che prima citavo. Ecco, Franco Castelli a Rocca Grimalda per alcuni anni è riuscito a mettere assieme antropologi e storici, anche nella produzione di icone, che così è stata proficua, interessante, anche se poi la cosa che nasceva molto in un ambiente tra Piemonte e Liguria, poi così si è andato esaurendo, ma proprio lì c'era stato Gianluigi Bravo con un suo testo sociologico, Società rurale o ambiente rurale, società complessa, adesso il titolo più o meno era questo, non lo ricordo esattamente, comunque aveva proposto un'immagine molto utile proprio nel riprendere, nel rivitalizzare gli schemi concettuali di Redfield, e cioè la figura del pendolare. Perché se in una cultura di un'Italia preindustriale ancora noi abbiamo, e così anche i miei colleghi antropologi come Sanga o come Clemente lo ammettono tranquillamente, abbiamo così un mondo contadino che è affamato di immagini, di ritualità, cose del genere, ma se parliamo proprio del ceto contadino, stenta a produrle, mentre sono artigiani, braccianti, quelli che per il mondo contadino e vivendo anche dall'interno del mondo contadino producono un certo immaginario e forme di comunicazione che rendono comunicante la comunità contadina. Quindi una differenza dei ceti interni a una comunità rurale che così ha delle sue dinamiche molto evidenti proprio nella produzione culturale.
dove spesso i contadini sono fruitori sicuramente molto si è bloccato proprio il professore. Tra l'altro in una posizione allucinante. Vieni a vedere. Si è bloccata l'immagine? Vado. Penso sì. E come facciamo ad avvisarlo? Penso sia caduta proprio la connessione. È caduta la connessione. Sì. Hai un suo cellulare per caso? Non lo so, Claudia, se volete procedere con gli altri interventi a questo punto, perché è proprio bloccato. Se non torna in riunione, sì, possiamo decidere di fare così, se siete d'accordo, appena si riattiva il collegamento. Sì, allora, è un po' antipatico, mi scuserà il professor San Giovanni, perché interrompere poi il ragionamento è faticoso. Andrea San Giovanni dell'Università di Teramo, gruppi sociali e immaginari collettivi nella sfera pubblica contemporanea, itinerari e problemi di ricerca con le fonti audiovisive e mediali. Sì, allora grazie. Sì, effettivamente è un po' antipatico, non so se poi... quando torna Marco Fincardi mi devo fermare io, ma lui stava facendo un ragionamento, insomma, vabbè, comunque sono cose che accadono, diciamo, il bello della diretta, no? In questo caso. Allora, dunque, io diciamo esordisco un po' con una confessione, intanto, a parte ringraziare tutti quanti gli organizzatori perché quando mi è stato proposto di partecipare a questo seminario, io ho fatto subito presente che in realtà non mi ero mai occupato di mondi rurali e quindi non ero certo che avrei saputo dare un contributo utile in qualche modo. Infatti mi sono sì occupato di soggetti collettivi, però ho studiato qualcosa che può apparire ed è stata spesso rappresentata appunto agli antipodi dei mondi rurali, cioè i mondi operai, o meglio la rappresentazione pubblica dei mondi operai in un certo periodo della nostra storia. Così ci siamo accordati su questo titolo che è molto ampio e generico e forse anche troppo impegnativo, però poi riflettendo meglio, a un certo punto diciamo, mi sono reso conto, mi è apparso più chiaro che forse questi due ambiti non erano poi in fin dei conti così distanti come mi era sembrato in una prima battuta. E infatti negli anni appunto della grande trasformazione, gli anni della grande trasformazione sono anche quegli anni in cui molti contadini diventano operai, ed è uno dei temi che in quegli anni è molto presente un po' in tutte le fonti che noi possiamo utilizzare per studiare i gruppi sociali e le loro rappresentazioni pubbliche, dalla letteratura al cinema, ma alla memorialistica. Mi viene in mente un libro da un titolo proprio emblematico, quello di Antonio Antonuzzo, che era Boschi, miniera, catena di montaggio, proprio racconta questo passaggio. Nella stampa, ovviamente, tutte le inchieste del giorno che raccontano in più di una volta questo paesaggio umano diviso tra fabbrica e potere, fabbrica e campagna, che appariva allora inedito, e non lo era, ma ed era soprattutto fonte di più di una perplessità in quel racconto pubblico. Allora, forte di questa contiguità, che già di per sé mi pare significativa, della profonda trasformazione sociale di quegli anni, provo ad adattare al caso dei mondi rurali quello che ho imparato studiando gli operai, cioè appunto soggetto collettivo che nel discorso pubblico di allora viene rappresentato quasi in contrapposizione con i contadini.
E partirei chiaramente da un primo dato piuttosto evidente, cioè che questa diade, questa separazione cosiddetta, appartiene sì al discorso pubblico, ma invece poi viene smentita dagli stessi operai che nelle proprie autorappresentazioni mettono in mostra elementi del mondo contadino da cui provengono. Penso per esempio ad una famosa sequenza sugli scioperi del 69 di Contratto di Ugo Gregoretti, in cui si vedono gli operai che stanno manifestando e che sbattono i campanacci, suonano le conchiglie. Oppure penso al racconto di un manager della Fiat, Callieri, che ricordava di aver conservato a lungo nel proprio ufficio, cito le sue parole, una testa di toro con l'anello al naso, fatta di scarti di lamiera saldati, dipinta di rosso e portata in testa ai cortei in cima a un palo. E questa sorta di, diciamo, memorabilia della fase più dura del conflitto operaio alla Fiat, per lui era... non solo chiaramente l'emblema di quella stagione di lotte, ma anche l'emblema dello stretto contatto che vedeva tra le lotte operaie del 69 e, sono sempre le sue parole, certe manifestazioni tipiche del ribellismo contadino. Allora, un primo elemento di riflessione che si impone dunque, ed è un po' scontato se volete, ma non credo che per questo sia da trascurare, è che c'è uno scarto che esiste, notevole, che esiste tra la rappresentazione pubblica dei gruppi sociali, dei soggetti collettivi e la loro autorappresentazione. E io credo che in questa distanza si annidino molti elementi interessanti, quelli che bisogna indagare con maggiore attenzione, perché rivelano molto sia dei soggetti collettivi, ma anche della società che li racconta e li rappresenta. Allora, in quegli anni direi che il discorso pubblico mi sembra che sia emerso abbastanza, ed era un po' nelle premesse di questo seminario, appaia teso a sottolineare ed esaltare la modernizzazione della società, la crescita economica, la conseguente trasformazione dei costumi collettivi e respinge ai margini, in un passato indistinto, il mondo contadino. La sua descrizione come un altrove arcaico diventa in questo modo una sottolineatura della modernità che sta arrivando. E tuttavia lo stretto rapporto tra mondi rurali e mondi operai, appunto in quegli anni, continua ad emergere da tante fonti che possiamo usare per studiare le rappresentazioni pubbliche dei soggetti collettivi. Letteratura. Penso per esempio a Donnarumma all'assalto, il più tipico forse, no? Fra questi testi, in cui c'è anche il mezzogiorno, ma penso ai film, per esempio I Nuovi Angeli di Gregoretti del 62, e di nuovo c'è una stratificazione tra giovani, i Nuovi Angeli sono i giovani in questo film, i contadini, sempre meridionali, di nuovo in questo caso, e gli operai, con l'aspirazione dei giovani contadini meridionali a diventare operai e così via. Allora, sono fonti che però queste, che non a caso propongono una visione critica della grande trasformazione, si interrogano sulle zone d'ombra che sta rivelando e finiscono per costruire quindi un'immagine pubblica altrettanto forte della società di quegli anni, che è alternativa al discorso pubblico dominante. Allora dunque, come è chiaramente del tutto evidente, l'abbiamo sentito fino adesso, esistono tante stratificazioni, no? Nell'immagine pubblica di un soggetto collettivo, non esiste una sola immagine pubblica. È ovviamente interessante cercare di cogliere, no? Rintracciare i contesti culturali diversi alle quali appartengono le diverse immagini pubbliche e le discendenze, le analogie, le genealogie, scusatemi, diverse, no? di queste rappresentazioni. Però poi forse bisogna fare un passo avanti e cercare di capire anche, di individuare il rapporto che esiste tra queste diverse immagini pubbliche e capire se ne esiste una dominante, diciamo così, oggi diremmo mainstream, e quali sono quelle, per così dire, minoritarie, espressione di gruppi specifici. E ovviamente cercare di capire qual è il contesto culturale che produce le diverse immagini e come queste chiaramente evolvono nel tempo, sempre che lo facciano. Già oggi sono state più di una volta ricordate alcune lontane ascendenze di alcune di queste rappresentazioni, anch'io chiaramente vi farò un po' di riferimento. Allora, io credo che, diciamo, nella mia esperienza di ricerca, quello che finisce per produrre l'immagine, per così dire, dominante, l'immagine mainstream nel discorso pubblico, è una sorta di effetto di risonanza che si innesca tra rappresentazioni
realizzate o presenti in media differenti. Cioè ci sono diverse rappresentazioni di un soggetto collettivo che magari sono presenti nel cinema, nella radio, nella televisione, nella letteratura e così via, e che innescano una sorta di rapporto circolare tra di loro. E questo rende queste immagini pubbliche, che diciamo crea delle immagini pubbliche univoche, unitarie, che finiscono appunto per emergere nel discorso pubblico. Chiaramente questo soggetto collettivo, unitario e sostanzialmente uniforme, addirittura forse in alcuni casi addirittura monolitico, si sovrappone, in qualche modo nasconde invece un soggetto che è molto più composito, plurale, multiforme, e che noi possiamo facilmente, diciamo, possiamo riconoscere cambiando scala di osservazione in qualche modo. Però nel caso degli operai, per esempio, questa semplificazione, questa costruzione di un soggetto monolitico era aiutata addirittura dall'esistenza di città fabbriche come Torino, da città industriali come Milano, dai sindacati stessi, dai contratti collettivi, tanti, no? Sono gli elementi che possono farlo, e praticamente si finiva per costruire delle vere e proprie figure retoriche, no? delle sineddoche del metalmeccanico, che a un certo punto diventa l'espressione dell'intero mondo operaio. Pensate ai titoli dei film, no? Mimì metallurgico, metalmeccanico e parrucchiera, 30 anni dopo credo più o meno, ma pensate alla classe operaia in paradiso e così via. Allora io non so se questo processo sia presente in questo modo così evidente, così netto anche nei mondi rurali, e se i mondi rurali siano così facilmente riconducibili ad unità. Probabilmente sì, anche in parte dalle cose che ho sentito oggi, e probabilmente in un'accezione molto ampia e onnicomprensiva, quella di contadini per esempio, no? Solo che appunto negli anni della grande trasformazione, mentre gli operai conquistano il centro della scena pubblica, i contadini sembrano rimanere margini, o meglio, il discorso pubblico sembra sospingerli ai margini. E quindi è interessante, immagino che sia interessante, studiare non solo la presenza dei mondi rurali nel discorso pubblico, ma anche la loro assenza. Nella mia esperienza appunto di ricerca su quest'altro soggetto collettivo, è stato proprio questo, no? L'innesco della ricerca, cioè studiare un soggetto collettivo, gli operai che sono praticamente assenti nel discorso pubblico negli anni 50, tranne ovviamente il discorso di parti, quindi è chiaro che nel Partito Comunista ci sono e così via, ma appunto non è un discorso pubblico, non è un discorso pubblico, diciamo, di parte. Non è l'immagine mainstream, e poi pian piano invece vi compaiono, e negli anni 60 diventano uno dei centri focali del discorso negli anni 70. È chiaro che un discorso, un racconto pubblico, la rappresentazione di un soggetto collettivo, la rappresentazione pubblica di un soggetto collettivo rispecchia i cambiamenti che sono in atto nell'economia, nella società e così via, quindi è del tutto evidente che la marginalizzazione dei mondi rurali rispecchia chiaramente il processo della grande trasformazione, che opportunamente è ricordato prima anche Ortolevo, no? Bisogna ovviamente partire da lì. Però allo stesso tempo è anche chiaro che, secondo me, che questo tipo di racconto pubblico ha una propria autonomia, cioè non si limita semplicemente ad un rispecchiamento, ma risponde a logiche proprie, che sono le logiche dei diversi media che lo costruiscono. Allora vorrei cercare di, diciamo, vorrei fare un esempio, bene, così cerco di spiegarmi. Allora, per preparare un po' questo intervento, mi sono andato a fare una rapida ricerca per cercare di capire quanto si parlasse di contadini in televisione, in radio e in televisione. C'erano ovviamente le trasmissioni di servizio dedicate all'agricoltura, di cui abbiamo parlato prima. Ci sono i mondi rurali, si affacciano in trasmissioni di diverso tipo, per esempio un'altra che è stata ricordata prima è Viaggio lungo la Valle del Po. Però accanto ad esse, come mi ricordavo, di campagne e di lavori agricoli si parla nelle due principali inchieste di Zatterin degli anni 50 e 60, La donna che lavora del 59 e Viaggio nell'Italia che cambia del 63. La prima delle due è probabilmente la più bella e la più interessante, oltre che la più famosa, ma
vorrei invece soffermarmi sulla seconda, fare qualche piccola osservazione sulla seconda. Allora, di mondi rurali si parla in particolare nella terza puntata, che viene trasmessa il 18 marzo del 63. Viene annunciata sul Radio Corriere con un articolo intitolato «La fuga dalle campagne». E vi si legge, vi cito una frase. L'Italia sta cambiando soprattutto perché le sue campagne si stanno spopolando. Da 10 anni a questa parte i contadini hanno incominciato ad abbandonare la terra, tratti dalle prospettive di un'industria in espansione. Gli agricoltori sono anch'essi vittime della grande trasformazione che cambierà nel corso del decennio il volto del nostro paese. Allora, questa frase mi sembra che riassuma molto bene il tono della puntata, ovviamente, ma probabilmente anche un'immagine molto, molto marcata di quegli anni, questa idea dei contadini vittime in qualche modo della trasformazione. Nella puntata i temi principali sono appunto l'abbandono della campagna, in particolare sulla spinta dei giovani che non vogliono più fare i contadini ma diventare operai perché lo ritengono un lavoro leggero rispetto a quello degli operai, e l'altro tema è la meccanizzazione dell'agricoltura come soluzione alla crisi dell'agricoltura, e quindi qua ritorna il discorso del contadino come imprenditore agricolo che era molto presente nella trasmissione di servizio. Tuttavia, nonostante l'insistenza sulla povertà e la marginalità della condizione contadina, nonostante le lunghe sequenze di campi e casolari abbandonati, l'immagine dei mondi rurali che emerge dalla trasmissione è virata in positivo, perché, come dice Zatterin nel suo commento in voiceover nella trasmissione, dalla penombra della crisi emerge ormai il mutamento che si attendeva da almeno un secolo. Anche il nostro paese segue l'andamento del progresso economico e sociale, perciò queste immagini, che ispirano tristezza e malinconia, sono in verità l'esempio di una benefica crisi di trasformazione. No, credo di non sbagliare poi troppo se affermo che questa rappresentazione sia un po' quella dominante nell'Italia della grande trasformazione. Però la cosa che mi interessa sottolineare qui è che questa lettura è anche una lettura ben inscritta nella fase che la stessa RAI stava allora attraversando. Cioè erano i primi anni della lunga direzione di Bernabei, che aveva avuto il mandato di sostenere la transizione al centro-sinistra e che quindi chiaramente cercava di raccontare l'Italia all'interno di una trasformazione che la stava portando fuori dalla sua condizione di paese povero. Sono appena passati 3 anni dalle travagliate vicende del documentario di Ivens, l'Italia non è un paese povero, vi ricordate. E peraltro, questo, diciamo, il modo in cui è costruita ovviamente la trasmissione è coerente, no? Con il modello dell'inchiesta giornalistica di quegli anni, ed è il commento appunto a dominare sulle immagini e a spiegare le immagini, anche in modo controintuitivo rispetto a quanto mostrano. La sequenza che vi ho citato letteralmente è proprio costruita su una serie di panoramiche, di nuovo orizzontali, dei casolari abbandonati della zona del Chianti. Quindi lo spettatore viene portato immediatamente a immaginare questo mondo contadino abbandonato che si sta disgregando lento, dove le cose non cambiano e cambiano ancora di meno perché gli uomini non ci sono più, e invece il racconto dice esattamente il contrario. È chiaro che questo ci dà un'indicazione di metodo fondamentale, che però non c'è bisogno chiaramente di dire nuovamente, no? L'abbiamo già più o meno detto, cioè per utilizzare le fonti audiovisive bisogna utilizzare molti filtri analitici che mettono in conto i diversi elementi che concorrono alla costruzione del documento. Quindi chiaramente i modelli linguistici e narrativi del prodotto audiovisivo, ma anche il contesto istituzionale e politico nel quale quella fonte viene costruita, e quindi chiaramente un'eventuale linea editoriale o politica che le indirizza. E infine, direi sicuramente per i prodotti radiotelevisivi, anche il modo in cui vengono presentati al pubblico, che già costituisce una prima chiave interpretativa per il pubblico stesso, che legge e l'annuncio di questa trasmissione sul Radio Corriere, dove c'è già un'interpretazione, e poi eventualmente ne legge, ma non ho fatto la verifica, ma insomma all'epoca erano abbastanza rare, sui giornali successivamente. Allo stesso tempo però
dobbiamo tenere presente che chiaramente le immagini hanno una propria forza autonoma, no? Capace di renderle testimoni indipendenti dal documento nel suo insieme. E chiaramente in questo caso quello che colpisce è lo stato di abbandono delle campagne, che stride con questo commento, e che però descrive come appartati e arretrati i mondi rurali, entrando in risonanza con quanto si legge nelle fonti coeve, dai censimenti alle inchieste parlamentari, dai giornali alle canzoni. Allora, prima veniva citato il ragazzo della via Gluck. Nel ragazzo della via Gluck c'è quel verso: potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. E nell'inchiesta di Zatterin si ricorda che molti contadini si trasferiscono in città o nei paesi più grandi perché le case sono poco salubri e non dignitose, e il simbolo di questa aspirazione a dignità è il bagno in casa. Allora, diciamo che introdurrei un ulteriore elemento di riflessione. Allora, l'immagine pubblica però non è solo una rappresentazione puntuale della fase che si sta studiando, cioè, ma si inserisce in un processo evolutivo al quale occorre fare riferimento per descriverla al meglio. Quindi, per esempio, l'individuazione dell'isolamento come caratteristica dei mondi rurali è ovviamente precedente al periodo che stiamo analizzando e costituisce un po' un elemento di continuità nel medio periodo, anche se chiaramente cambia il modo in cui questo isolamento viene letto. Allora, mi è venuto in mente, ad esempio, l'esperimento dell'ente radio rurale negli anni del fascismo, in cui attraverso la disseminazione, no? La diffusione della radio nelle aree rurali, la radio diventava in quel contesto uno strumento di civiltà. Scriveva l'annuario Eyar del 29, certi villaggi sperduti possono, a mezzo della radiofonia, essere immediatamente riuniti ai centri di vita pulsante del paese. E quindi la radio veniva descritta come, cito testualmente il Radio Corriere del 34, un diffusore di civiltà, di modernità, di vita, in ogni luogo solitario minacciato di morte intellettuale e di ristagno del pensiero. E poi si possono leggere sulla rivista dell'ente radio rurale di allora tutte le lettere dei contadini, quanto vere o no è chiaramente da mettere in conto, che però ringraziavano la radio perché li rendeva partecipi della vita della nazione, facendogli ascoltare la musica che si sentiva in città. 20 anni dopo, invece, la condizione appartata della vita delle comunità contadine viene descritta in modo diverso, cioè come un baluardo dell'autenticità popolare contro il livellamento della modernità. Non siamo negli anni 70, di cui si parlava prima, poi ci provo ad arrivare, faccio una puntatina, ma siamo a metà degli anni 50. Allora, a metà degli anni 50 la radio realizza una serie di trasmissioni alla riscoperta della canzone popolare, che sono, in modo indiretto, sono una forma di racconto anche dei mondi rurali. Secondo il Radio Corriere, queste trasmissioni, cito testualmente, hanno lo scopo di riproporre, soprattutto nella coscienza e nella memoria di noi urbani, questo patrimonio anonimo e popolare. E allora è proprio grazie a queste trasmissioni, peraltro, che i contadini approdano sulla copertina del Radio Corriere, da cui sulla quale non sono quasi mai. Ce n'è una nel 1957, c'è una contadina di Ruoti in Basilicata ritratta mentre intona un canto per la trebbiatura. Questa copertina serve a lanciare un importante programma di riscoperta della canzone popolare nel Terzo Canale, che si intitolava Chiara Fontana ed era realizzato con il Centro Nazionale Studi di Musica Popolare e l'Accademia di Santa Cecilia. Allora, se mi permettete, sono forse un po' fuori tempo, però se me lo consentite, vi leggo un passaggio dell'articolo di presentazione di questo programma, perché spiega bene il cambiamento di segno della rappresentazione dei mondi rurali. Scrive il Radio Corriere: passando per certi villaggi dell'Italia, i turisti stranieri in cerca di colore locale talvolta si lamentano della sempre crescente standardizzazione del costume e delle abitudini. Ma tutto questo non è che la superficie della vita campagnola. Anche nei paesi che il turismo è riuscito a sofisticare, sotto questa apparenza di modernità, di livellamento culturale, scorre come un fiume sotterraneo una cultura popolare che è difficile cancellare. Naturalmente,
con il progresso, col cinema e la radio ormai alla portata di tutti, queste espressioni tradizionali vanno lentamente cambiandosi o addirittura scomparendo. Ma la radio italiana, conscia della parte che inevitabilmente ha avuto in questa evoluzione, non potendo fermare la marcia della civiltà moderna, ha voluto sforzarsi invece di preservare e di documentare quella civiltà antica, così ricca e così poco conosciuta. Allora mi sembra chiaro che qui la separatezza dei mondi rurali è rappresentata come un valore, in contrasto con la forza livellante della modernizzazione. Un cambiamento di segno, no, nella rappresentazione pubblica dei mondi rurali, o forse una fase nella sua evoluzione, che mi sembra interessante approfondire, e mi sembrerebbe interessante approfondire, che ovviamente ha a che fare anche con la politica culturale di quegli anni. Sono appunto, siamo nel pieno degli anni della diciamo missione pedagogica della RAI, non intesa in senso barnabeiano, ma ancora prima, sì, ok, e questo spiega anche bene, per esempio, la presenza di contadini fra i concorrenti delle prime stagioni di Lascio Raddoppia, cosa che viene segnalata ogni volta sul Radio Corriere, viene raccontata poi nei settimanali, eccetera, eccetera. Allora, avevo detto che volevo cercare di arrivare un momento anche agli anni 70. Dunque sì, perché chiaramente c'è questo passaggio che mi sembra importante, perché a un certo punto, nella seconda metà degli anni 60, la vita all'aria aperta, la campagna, la vita naturale incominciano ad esercitare un fascino diverso sulle popolazioni urbane. Prima appunto Marco Fincardi ha ricordato una canzone che io non conoscevo, Un viaggio di un poeta, e che racconta, no, questo viaggio di un beat, il ritorno alla campagna, dalla campagna al ritorno alla campagna. Beh, alla fine degli anni 70 ci sono le comuni agricole beat, che sono, no, una forma di questa riscoperta, e quindi probabilmente è anche da qui, passando da qui, che si potrebbe individuare un filo che porta ad una nuova trasformazione che inizia nella seconda, in modo più consistente, nella seconda metà degli anni 70, con la riscoperta della natura e della vita rurale. Carusi ci ha ricordato le canzoni di Battisti e Mogol dei primi anni 70. Tutti abbiamo in mente la declinazione commerciale del ritorno alla natura, per quanto irenica, delle pubblicità del Mulino Bianco, 1976 cominciano, ma nel 1976 cominciano anche le ricerche psicografiche di Calvi per l'Eurisco, che disegnano proprio l'emergere di stili di vita che mirano alla riscoperta di un mondo genuino. E Calvi, con una certa sorpresa, nota che quasi l'87% degli italiani sono concordi con l'affermazione «torniamo a vivere in modo naturale, senza agi e comodità». Ora, è chiaro che questi non sono i mondi rurali, è una fantasia, diciamo, dei mondi rurali, ma mi sembra una cosa interessante da sottolineare. Allora, ho finito qui, poi se c'è tempo nel dibattito volevo aggiungere semplicemente una cosa, perché fra le fonti che secondo me potrebbero essere utili ce n'è una un po' anomala, che sono i film di famiglia, gli home movies, che potrebbero aiutare a, diciamo, a raccontare con uno sguardo interno i mondi rurali, al di là delle rappresentazioni pubbliche raccontate appunto dalla radio, della televisione e così via. E magari se c'è tempo ne parliamo, vi faccio vedere un paio di cose e vi faccio un paio di osservazioni in più. Grazie. Grazie, densissima la relazione, piena di spunti, ci ha ricordato uno degli elementi fondamentali, la circolarità tra media diversi, che è un elemento essenziale da tenere presente. Quindi è tornato il professor Fincardi. Ti dobbiamo ancora 10 minuti, peccato aver interrotto il ragionamento. Sì, mi spiace, ma ho maledetto, ho elaborato moltissime maledizioni su Teams. Vabbè, e niente, stavo parlando appunto di intermediari, con la figura del pendolare introdotta da Gianluigi Bravo da un punto di vista antropologico, ma credo che possa essere interessantissimo per lo storico, che è molto interessante, perché il pendolare può essere come il beat appunto della canzone dei Dick Dick, che dalla campagna va alla città, ma poi ritorna alla campagna,
lo può fare quotidianamente, ormai nei ritmi di movimenti attuali, ma lo può fare anche in una fase della sua vita, oppure può essere un cittadino che scopre la campagna. Ma Gianluigi Bravo ha messo in rilievo come la riscoperta delle ritualità tradizionali festive in campagna è spesso stata messa in movimento proprio da questi pendolari, quindi da degli intermediari culturali che vanno sempre più soppiantando il parroco in una funzione di questo genere. Parroco che a sua volta spessissimo è un pendolare perché è arrivato dalla città alla campagna o campagnolo che si è formato nelle città sedi seminariali e poi è tornato in altre campagne, spesso non nelle sue. Ecco, inviato dalla struttura ecclesiastica. Quindi sempre intermediari che riprendono questo scambio tra cultura alta e bassa redfieldiano. Ecco, però appunto un altro aspetto in cui vorrei mettere alla prova proprio questo schema, questi concetti, è quello delle trasformazioni appunto nell'Italia repubblicana, perché il problema del rapporto campagna-città è messo molto in rilievo fin dall'inizio Novecento, dalla tutta la letteratura regionalista e da anche tante ricerche folcloristiche. Diventa impellente durante il regime nel passaggio tra anni 20 e anni 30 cerca di porre anche degli obblighi che poi lo stesso non rispetterà se vuol far crescere l'industria bellica della mobilità interna tra città e campagna o anche addirittura della mobilità esterna verso l'estero. Ecco, quindi tutta l'emigrazione che spesso, tra l'altro, tante volte si dà un'immagine, è stata prodotta decenni fa, un'immagine dell'emigrazione come una migrazione permanente, mentre spessissimo la migrazione è stata, fin dalla seconda rivoluzione industriale, una migrazione temporanea, stagionale, che quindi riportava culture urbanizzate, industriali, in piena campagna, con i migranti che diventavano intermediari culturali fondamentali, sia verso il clero, con cui spesso si mangiavano vivi, sia verso i signori, che a lungo erano stati i grandi protagonisti dei viaggi, o se non altro dalla villeggiatura ai palazzi di città. Ora invece appunto la seconda rivoluzione industriale porta all'attualità dei fenomeni di intermediazione culturale nuovi, che come ci ricorda anche Carlo Levi, si è fermato a deboli, hanno una rilevanza pesante. Anche nelle campagne che appunto per certi aspetti vengono rappresentate come le più arcaiche possibili, ma dove alla Madonna Nera c'è Roosevelt, c'è un conflitto, l'icona di Roosevelt. Ecco, se quindi ci sono questi dati, ma caduto il fascismo si pone un problema, perché intanto c'è la scoperta sconvolgente della presenza militare degli americani, che già molto più degli inglesi portano un'immagine di modernità scioccante, che apre degli spazi di riflessione e di immaginario frustrato tra gli italiani, che a cui il neorealismo cercherà di dare poi delle voci nuove, ma anche tutte le scoperte letterarie già degli anni 30, ma poi tanto più con forza negli anni 40 e 50 daranno delle tendenze che in qualche modo contraddicono anche il gramscismo, che la vulgata gramscista togliattiana, che cerca di valorizzare invece le culture locali, cose del genere, perché l'immaginario diventa molto americaneggiante, ma non necessariamente solo in positivo, perché una cosa molto importante nel vecchio convegno fatto da Pierpaolo Dattorre sul tema Nemici per la pelle, spesso c'è molto attivo un immaginario sovietico che cerca di ribaltare
questa immagine di una cultura americana che anche per i cattolici che la promuovono è molto inquietante, anzi forse lo è più per i cattolici che non per i laici. Laici dove comunisti e anche socialisti tante volte invece guardano un'Unione Sovietica che viene vista come l'America buona, quella che non corromperà la campagna, non la spiazzerà, non caccerà via gli abitanti delle campagne dalle loro comunità. Quindi c'è un immaginario antagonista che è forte e che poi nello scontro tra appunto nel ruolo di intermediari tra cattolici e laici, proprio negli anni, nella fine anni 40, inizio anni 50, è pesantissimo proprio perché c'è uno scontro. Se guardiamo le ritualità, sto chiudendo. Se guardiamo le ritualità, ci sono dei che testi regalato non è credo questo, importanti, no, però comunque mi da conoscere, che sono quello di Maurizio Bertolotti, Carnevale di Massa 1950, pubblicato da Einaudi nel 1991, che io poi ho recensito anche molto criticamente, ma che dà uno spaccato di una produzione moderna, ma che si richiama tradizionalismo, che è molto forte, viene fatta da una sezione del PC a governo nel Mantovano, che è un fenomeno molto interessante. Non condivido le immagini dove sarebbe semplicemente un arcaismo che riemerge, secondo Bertolotti, che allievo di Ginsburg, sarebbe segno di una longue durée che secondo me non sussiste per minimamente, ma è molto interessante e si inserisce in un fenomeno che invece una modernista come Aurora Savelli ha molto studiato bene per gli anni 40 e 50 in questo testo, Toscana rituale, feste civiche e politica nel secondo dopoguerra, dove le varie sezioni comuniste di tutte le province toscane ripropongono i cortei cosiddetti storici come momenti di ricomposizione di una comunità, perché dagli scontri contrattuali nelle campagne degli anni 1949-50, dove il bracciantato prima, ma successivamente poi nel 52 con tutte le contrattazioni che vengono fatte sulla riforma agraria targata De Gasperi o Fanfani, c'è una ricomposizione radicale delle campagne che crea le basi proprio per lo svuotamento progressivo delle campagne, quindi per l'inurbamento di massa, prima pochissimo tempo prima al nord, poi al centro e al sud, e dove si pone un problema proprio di ininterrotta ricomposizione sociale tra i ceti, anche alla ricerca di nuovi intermediari, ma anche di ricomposizione simbolica di quella che è la rappresentazione delle campagne. Per cui c'è un momento di scontro fortissimo che è quello. Poi appunto la ricomposizione anche simbolica diventa ininterrotta perché l'esodo dalle campagne è ininterrotto. Per cui continuamente ci sarà bisogno di riproporre attraverso dei nuovi mediatori, e qui appunto arrivano sempre nuovi pendolari che ritornano alle campagne e che riproporranno poi delle rielaborazioni iconiche di quello che può essere la vita rurale o ai nostri giorni sempre più della vita del ritorno all'ambiente, che saranno sempre estremamente efficaci e significativi, dove comunque sicuramente il clero avrà sempre meno peso nell'avere il ruolo egemonico a cui aspirava negli anni immediatamente seguiti alla caduta del fascismo. Scusate l'interruzione di prima e spero di aver recuperato anche se con la fretta di adesso. Grazie. Adesso passiamo a la seconda fase, che è tutta di dibattito, in realtà è di discussione. Io partirei dagli interventi programmati, in cui ci sono gli altri due coordinatori del seminario nazionale, Emanuele Bernardi e Giuliana Laschi, che Emanuele già aveva alzato la mano. Tra l'altro vi svelo un retroscena: allora, tutto questo è nato dalla discussione del libro La Coldiretti e la storia d'Italia di Emanuele Bernardi, in cui effettivamente molti
tante trame si incrociano, perché lì affronta anche il tema del produrre e mangiare italiano, il rapporto tra modernizzazione e tradizione e tanto, tanto altro, unendo tante fili. Dalle discussioni di questo libro poi è nata l'idea del seminario nazionale Sisco. Quindi sentirei brevi interventi, purtroppo sono flash, ma proprio per avviare questo cantiere di ricerca sentiremo Emanuele Bernardi e Giuliana Laschi e poi proseguiamo con gli altri tre interventi programmati. Tommaso Subini dell'Università di Milano ha curato due PRIM nazionali che sono una miniera preziosissima per il lavoro che abbiamo avviato qui, non so se vorrà dire lui qualcosa. Lea Durante si occupa di letteratura, dirige il Centro Interuniversitario per la ricerca di studi gramsciani, e Sheila Moroni che si occupa da un'ottica transnazionale proprio della serialità televisiva. Quindi pregandoli anche di essere brevi per poter far concludere in tempi ragionevoli al professor Ortoleva, ma di aiutarci a indirizzare questo cantiere di ricerca come meglio credono. Quindi Emanuele Bernardi. Claudia, grazie innanzitutto, lo dico davanti a tutti, per il successo di questa mattinata, perché mi pare davvero ricco di suggestioni, di riferimenti utilissimi. Ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti e che hanno partecipato e stanno animando questa nostra iniziativa. Io davvero, per essere breve, dico due cose velocissime. Ho preso già una decina di pagine di appunti per capirci, quindi veramente potrei fare, come capite, sollecitato dal libro recente a cui ho lavorato lungamente, da queste riflessioni, come dire, vi potrei annoiare lungamente. Non lo farò, vi rubo 2-3 minuti per dirvi cosa mi sembra di estremo interesse. Da un lato mi sembra che l'elemento della continuità sia da considerare, e quindi diciamo così, un'ottica di lungo periodo. Sono abbastanza convinto che alcune di queste questioni affondino addirittura nel processo di unificazione del nostro paese, cioè il modo in cui l'Italia diventa paese unito. Quindi tutta la questione rapporto campagne-città e tutta la questione tra le diverse parti del nostro paese, che hanno molto a che vedere poi appunto con molte delle cose che avete raccontato, penso che abbiano le radici profonde in quel processo, che poi vede due guerre mondiali e il fascismo. E anche questo ovviamente contribuisce a condizionare il pattern, chiamiamolo così, e a scavare dei binari profondi che a mio modo di vedere arrivano perlomeno agli anni 70, ma in modo forte, diciamo, che probabilmente arrivano fino ai giorni d'oggi. Secondo elemento, mi convince tantissimo, ce l'avevamo già detti con Claudia, l'attenzione che avete posto sulla dimensione temporale, sui ritmi dei cambiamenti, delle trasformazioni, dei problemi che questi sollevano. Io ricorderei anche un termine caro a Emilio Sereni e a altri studiosi, cioè della compresenza di vecchio e nuovo. Se uno va a vedere le casette della riforma agraria in Calabria negli anni 50 su un'inchiesta fatta dalla Banca d'Italia, gli estensori di questa inchiesta scrivevano con un certo disappunto e diciamo stupore che in queste casette i contadini, con i pochi soldi che avevano messo da parte, compravano tutto quello che potevano, erano zeppe di modernità, diciamo così, e però al contempo non sentivano in quel caso la necessità, che per loro invece erano importanti, di mettere dei soldi da parte per investimenti, e insomma programmare di più il futuro in un certo senso, in una chiave diversa da quella che erano abituati evidentemente a seguire, a declinare. Inoltre, terzo elemento,
forse è emerso poco, ma io credo che sempre in questi binari ci sia una dimensione del locale, chiamiamolo come vogliamo, localismo, locale, provincialismo, comunque una dimensione della specificità locale che non va sottovalutata sia nel breve che nel lungo periodo, anche nel creare i contesti. Molto stimolato dalle riflessioni, ad esempio, sulla RAI durante Bernabei. Davvero lì non dimentichiamoci, così condivido queste piccolissime cose e poi vi saluto, che appunto Bernabei, fanfaniano, Fanfani spinge, è uno di quelli che negli anni 60 combatte con la Coldiretti per accelerare le infrastrutturazioni, cioè praticamente le autostrade, le strade. E appunto c'è tutto un discorso sulla mobilità, sui trasferimenti che impatta fortemente sulle realtà di cui stiamo parlando. E questo la televisione in un certo senso ce lo restituisce. Bonomi, il presidente della Coldiretti, declina questo slogan: non portare la campagna in città, portare la città in campagna. E il fatto che i congressi della Coldiretti fossero trasmessi in diretta TV fino a che anno non saprei dire con precisione, ma negli anni 50 sicuramente, era un segno di questa attenzione. Ecco, potrei poi dire altre cose, ma insomma mi pare che abbiate toccato veramente tutta una serie di questioni che hanno una forte profondità, ecco, cioè la profondità di questi processi che diventa immagine, ma che, come diceva anche Ortoleva, affondano proprio nelle radici, nel tessuto vero, diciamo, materiale e come dire, dell'immaginario, della rappresentazione, dell'autorepresentazione di questo paese. Quindi vi ringrazio molto, mi fermo qua, Claudia. Grazie Emanuele, grazie. Darei la parola a Giuliana a questo punto. Sì, grazie Claudia, cercherò di prendere pochissimi minuti perché veramente vorrei lasciare spazio agli altri. Ti ringrazio moltissimo per l'organizzazione di questo seminario perché veramente è stato ricchissimo, ho imparato moltissimo e vi ringrazio veramente tutti, ci sarebbero molte cose da dire, ma evito assolutamente. Mi concentro soprattutto su un aspetto che è stato richiamato da molti, che è la contrapposizione dei mondi rurali e molto anche, come dire, della sua narrazione, nel senso questa compresenza di vecchio e nuovo spesso si trasforma in una vera e propria contrapposizione, ma molto dipende anche dalla narrazione che se ne fa. Allora io ho imparato moltissimo questa mattina da tutti voi sui vari mezzi di comunicazione, appunto che mi hanno sempre interessato ma che conosco molto meno, ma come dire, ho iniziato a riflettere su questo tema che poi ho ritrovato nei vari interventi partendo dall'interessante relazione di Stefano Magagnoli quando ha richiamato la PAC e quindi naturalmente ha avuto un sussulto e parlava, naturalmente ha presentato anche i discorsi di Mansholt nei quali appunto lui parlava della necessità di questa modernizzazione dell'agricoltura, abbandonare le aree di sottosviluppo, lui pure che era un contadino, insomma, e poi era nato nell'alveo del Partito Socialista Democratico olandese, quindi come dire aveva una visione anche, avrebbe dovuto avere anche in quel periodo una visione molto più attenta insomma alla questione di sacche di sofferenza all'interno dell'agricoltura europea, tra l'altro un uomo che aveva conosciuto a fondo anche l'agricoltura italiana perché più volte si era spinto nella penisola, purtroppo parlava prevalentemente con Bonomi perché naturalmente la rappresentazione dell'Italia agricola da un punto di vista politico era prevalentemente quella negli anni 50, primi anni 60 per quanto riguarda anche la PAC, però ecco, diciamo, mi ha molto interessato anche perché Mansholt parte da questa visione del mondo e poi la trasforma completamente perché lui
subisce una fulminazione negli anni, appunto a cavallo fra gli anni 60 e 70, quando lui addirittura è presidente della Commissione europea in sostituzione di Malfatti, che ha preferito tornare alla politica italiana, e questa folgorazione è data proprio da una lettura, molto sull'onda anche del 68, una rilettura del mondo, della natura, dell'agricoltura. Lui appunto la rivede, la ristudia e anche la capacità, come dire, di farsi trasformare da questa. Ma la PAC che lui ha costruito invece è una PAC che si narra come fortemente moderna, e lì ritorna una lettura che in realtà è la lettura tutta dell'Europa di quegli anni da parte dell'Italia, cioè l'Italia agganciata al processo di integrazione europea racconta il governo italiano, racconta la Democrazia Cristiana, racconta i principali partiti, i piccoli partiti laici raccontano un'Europa alla quale è necessario agganciarsi perché è l'Europa della modernità. E questo naturalmente anche da un punto di vista dell'agricoltura, un'Europa che era un po' una comunità europea che era un po' imbarazzata, perché nei primi anni 60 appunto si raccontava come la modernizzazione in Europa però era prevalentemente quasi soltanto agricola, con quelle punte che sono state ricordate di utilizzo del bilancio anche soltanto quasi prevalentemente per l'agricoltura. Quindi l'Italia racconta questa Europa della modernizzazione che però è prevalentemente agricola, ma è un'agricoltura dalla quale l'Italia sviluppa, come dire, una politica difensiva per salvaguardare quella che nella narrazione italiana prevalente anche in Europa è quella di un'Italia rurale che va salvaguardata da un punto di vista proprio politico, cioè un'Italia rurale che pone al centro la famiglia, che appunto vuole salvaguardare alcuni stili di vita, eccetera eccetera, la ruralità difesa molto, appoggiata molto anche dalla Chiesa Cattolica. Quindi c'è come una discrasia nel racconto anche dell'Europa e in questa politica difensiva dell'Italia verso la narrazione anche dell'agricoltura europea, c'è proprio un'opposizione, per cui anche nel Parlamento europeo parlamentari dell'Europa del centro e del nord raccontano appunto questa Europa, questa agricoltura appunto che distrugge la paura della fame sul continente. Beh, in quella direzione in effetti ci si avvia, con una modernità molto forte che arriva in tutto il mondo rurale, e i parlamentari italiani che invece vogliono difendere. Quindi di nuovo è molto narrazione alla fine anche di quello che avviene, come si narra, come si racconta. L'Italia si racconta in Europa prevalentemente, come dire, racconta un'Italia agricola che è molto di conservazione, che è molto di tentativo disperato di mantenere, no, questa ruralità che poi avete rappresentato in molti modi, in modo molto, molto interessante. C'è un rifiuto, almeno a Bruxelles, almeno per tutti gli anni 60, della modernità dell'agricoltura, per timore che influisca dove? Che influisca sulla società rurale, no? I primi voti, le fonte di voti della Democrazia Cristiana si sa da dove veniva, quindi c'è un tentativo anche di mantenere questo, e questo appunto viene riprodotto in Europa. La cosa interessante però è che l'Italia non è un caso isolato. Per esempio la Francia, che ha dato avvio alla PAC, è una Francia che è molto combattuta, anch'essa c'ha una contrapposizione di mondi rurali all'interno. La Francia racconta soltanto Parigi e dintorni di Parigi, racconta l'agricoltura che vuole raccontare, ma ha delle sacche di arretratezza del mondo rurale che sono spaventose. Se si guardano i dati della Bretagna nell'immediato secondo dopoguerra, si vede che l'Italia del Sud in tanti casi è molto più avanzata. Quindi quando si parlava appunto anche prima del nostro mezzogiorno, l'agricoltura al mezzogiorno, l'arretratezza eccetera, comunque guardate i dati di quando arriva l'acqua potabile nelle case, guardate questi stessi dati in tante regioni francesi, solo che lì si sviluppa la centralità dello Stato che ha scelto appunto una modernizzazione anche dell'agricoltura, spinge in quella direzione, un processo che è iniziato, come veniva ricordato prima, però prima, quindi diciamo con dei tempi anche che hanno dato ai contadini francesi
preso uno spazio maggiore naturalmente, però ecco, diciamo, è molto interessante questa questione della contrapposizione che permane. Io questo lo vedo, ha ragione secondo me Emanuele quando lo prende questa continuità appunto molto forte di questa compresenza fra vecchio e nuovo, e io credo che appunto stressare un lato piuttosto che l'altro dipenda da una narrazione per motivi politici, culturali, di qualsiasi intenzione di questo tipo. Ecco, quindi molto stridente quello che arriva in Europa, una modernizzazione che viene richiamata a livello economico, una modernizzazione selvaggia, perché lì le frange si fanno fuori tranquillamente, salvaguardando però quello che diventa una fissazione per tutto il processo di integrazione europea, che è la famiglia agricola, l'azienda agricola, che Manciol vede moderna, quindi le piccole se ne devono andare, che invece in Italia si vuol mantenere proprio come centro della società. Lì spesso si parla società italiana, neanche società soltanto rurale. Quindi molto molto interessante. Questa cosa appunto che ho ritrovato, questa contrapposizione, che ho ritrovato nella gran parte delle ricchissime relazioni di questa mattina, e quindi vi ringrazio veramente, spero che appunto si proceda in questa direzione, perché tante piste di ricerca e tanto confronto ci aspetta insomma nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Grazie ancora. Dalla profondità internazionale, un altro tipo di profondità di cui ci parla Tommaso Subini. Sì, ringrazio anch'io per la stimolante mattinata, ne ho tratto tante suggestioni e utili riflessioni. In particolare mi pare metodologicamente fruttuoso lo sforzo di lavorare con uno sguardo ampio, cioè non limitato alle singole rappresentazioni. Ho trovato questa prospettiva condivisa un po' da tutte le relazioni. Uno sguardo cioè focalizzato sulle strutture. Sulle strutture, diciamo così, mitologiche, con i loro travasi da media a media, con le dinamiche di circolarità e di persistenza nel tempo, con gli scarti segnati dai contesti. Insomma, mi pare fruttuosa la prospettiva a cui ci invita Ortuleva a pensare alle rappresentazioni come miti. E come si studiano i miti a bassa intensità? Beh, non sono ovviamente qui più titolato a rispondere a questa domanda, però piccolo suggerimento, forse posso darlo. La campagna come mito. La campagna come mito, elaborato e rilanciato dal sistema dei media, mi pare possa essere utilmente indagato ponendolo in relazione con le altre coeve strutture mitologiche. Quindi indagare la struttura non soltanto del mito campagna, ma le relazioni tra la struttura campagna con le altre mitologie. Due in particolare, cui non si è fatto cenno nelle vostre relazioni, mi sembrano coltivare proficue relazioni. Da un lato il mito di cristianità, cioè quella costruzione ideologico-religiosa che orienta le politiche della Chiesa Cattolica ancora nel Novecento. Dall'altro la complessa e variegata mitografia ruotante intorno alla sessualità. Prima Ortuleva ci ricordava che i contadini si trasferivano in città suggestionati dai romanzi, dai film e dai loro miti. Il mito di una sessualità finalmente liberata, di matrice cittadina, credo abbia avuto un ruolo importante. Un esempio in cui questi tre miti, campagna, cristianesimo e sessualità, si incrociano, divenendo agente di storia sociale, è quello di Maria Goretti. Un mito non cinematografico, ma preso in carico e rilanciato dal cinema. Un mito cattolico e contadino, un mito diffuso soprattutto tra gli strati più umili della popolazione e in particolare rurali, appartenenti allo stesso mondo narrato dal mito, un mito che poté radicarsi per il valore simbolico che il regime fascista attribuì ai luoghi da cui prese le mosse la mitologia, cioè le paludi pontine, e poté infine diffondersi perché fu scelto da Pio XII come il grande mito del ritorno alla società cristiana tradizionale, una società agricola, gerarchica, paternalistica. Quindi un mito che ci spiega bene il nesso tra cristianesimo e società agricola da un lato e il ruolo avuto dalle trasformazioni della sessualità per ridefinire gli immaginari simbolici. Una triangolazione questa tra campagna, cristianesimo e sessualità che ha un suo importante sviluppo fin dentro gli anni 70, penso in particolare all'opera di Pasolini, che ne fa uno dei cardini, fa di questa triangolazione uno dei cardini della sua poetica.
mi fermerei qui, ringraziando ancora per la bella mattinata. Grazie a te, preziosissimo. Adesso Lea Durante e poi Sheila. Il microfono. Scusatemi. Dicevo appunto che farò anch'io ovviamente solo un sommario di temi, anche perché sono già intervenuta prima. Il primo è relativo al fatto che durante il fascismo, da un punto di vista letterario parlo io prevalentemente, nasce una polarizzazione estrema e voluta del mito cittadino e di quello campagnolo sul piano letterario, addirittura in un senso programmatico si fondano i due movimenti di strapaese e stracittà nel tentativo di tenere in piedi queste due mitologie separate, proprio perché tenendole separate possono avere degli sviluppi ciascuna per suo conto. Ed è interessante dire che in stracittà, che era appunto il movimento di Bontempelli, di Malaparte, eccetera, la lingua utilizzata nella rivista Novecento, nella rivista di riferimento, era il francese, a testimonianza del fatto che la città dovesse essere qualcosa di collegato all'Europa, mentre la campagna in strapaese utilizza i dialetti, utilizza l'italiano, diciamo, dialettizzato, proprio perché deve mantenersi anche linguisticamente in una posizione di diversità, ma di diversità subalterna. Tant'è vero che poi il dualismo tra le due non regge, nonostante le campagne del grano e tutta la retorica ruralista del regime, e strapaese finisce col diventare un termine che indica appunto provincialismo, arretratezza, eccetera. Poi due cose sui miti vorrei dire: uno, che il mito fondativo della negatività nel dopoguerra del mondo rurale è una cosa molto, molto duratura e molto pesante, e cioè è la denuncia delle condizioni dei Sassi di Matera fatta da Carlo Levi nel 1948. Lì parte praticamente una crociata paternalistico difensiva alla quale partecipano Togliatti, la legge straordinaria di De Gasperi, Carlo Levi naturalmente, diciamo, è emblematico, perché Carlo Levi era stato l'autore di Cristo si è fermato a Eboli, e resta l'occhio cittadino che guarda la campagna, perché è Torino che guarda la Basilicata. Quindi l'immaginario rurale è sempre la città che lo produce, si diceva anche prima. E poi appunto sui Sassi di Matera c'è l'ispezione di Adriano Olivetti per il progetto di bonifica, le leggi speciali di De Gasperi, e addirittura Matera diventa un simbolo internazionale di vergogna del meridione, del mondo rurale, e si allarga in tutta una serie di significati negativi, per cui il mondo rurale meridionale in un certo senso introietta la vergogna, cioè si sente vergognoso, perché avendo vissuto nei Sassi e in località, in luoghi come i Sassi, è portatore di una vergogna, non è vittima di un sopruso. Quindi inizia un meccanismo, diciamo, di costruzione dell'immaginario veramente molto particolare, che trova poi la sua riscossa in un personaggio, che è un personaggio mitografico per eccellenza, cioè Giuseppe Di Vittorio. E nelle narrazioni, moltissime narrazioni orali di ambito sindacale, che hanno sempre al centro un tema, che è quello della lotta. La lotta e l'eroe che viene incarnato da Giuseppe Di Vittorio, anche se insomma muore nei primi anni 50, ma il suo mito resta vivissimo. Volevo dire, a proposito di Di Vittorio, per esempio, a proposito di Modena, di cui si parlava prima, Modena era una città nella quale appunto si era lavorato molto sulla mezzadria, sulla modernizzazione dei contratti agrari, ma
nel, prima della guerra, nel 1945, è Di Vittorio che porta a Modena la modalità del contratto di mezzadria che era riuscito a strappare con i Pavoncelli, la famiglia dei famosi latifondisti di Cerignola, e lì tutta Cerignola e tutto il mondo rurale del, diciamo, dell'Alta Murgia e della Puglia settentrionale si sente, che tra l'altro è sempre storicamente vicino al mondo agrario dell'Emilia, si sente per la prima volta diciamo gratificato dell'essere stato capace di fare una contrattazione che va al nord, quindi di mettersi alla pari con la amata Emilia. Altre due cose piccolissime sul tempo: il tempo del mondo rurale si diceva appunto è sempre contraddistinto da questa ucronia, il tempo immobile, il tempo fermo, e questo lo vediamo per esempio anche nelle opere di Calvino e Pasolini, a cui si faceva riferimento prima. Calvino e Pasolini lavorano a metà degli anni 50 sul canto popolare e sulla fiaba popolare, che sono le poche costruzioni dell'immaginario rurale, di derivazione rurale, cioè di origine rurale, e lì ovviamente il tempo è fermo, sia nel canto popolare che nella fiaba il tempo è fermo e immobile, ma anzi diciamo che è un tempo circolare, il tempo regolato dalle stagioni, e non è un tempo lineare progressivo come quello della città, tant'è vero che quando Calvino scrive Marcovaldo il sottotitolo è Le stagioni in città, perché nel mondo rurale sono le stagioni quelle che regolano la differenza delle azioni, e invece nel mondo cittadino no, quindi portare le stagioni in città è un assurdo, perché in città si fanno sempre le stesse cose, non c'è bisogno della differenziazione delle stagioni. E poi vabbè, le parrocchie di Regalpetra e naturalmente Pasolini, che non soltanto fa un'operazione molto importante nel canto popolare nel 52, nelle ceneri di Gramsci, perché per la prima volta mette in relazione stretta il mondo dei contadini con quello degli operai, se ne parlava prima, e questa è un'operazione potentissima, perché Pasolini mette finalmente insieme quello che davvero tiene insieme queste due classi sociali, cioè la subordinazione e la attenzione a dei modelli urbani che catalizzano e che naturalmente a suo avviso snaturano. Poi c'è insomma tutto il suo discorso sul nuovo fascismo che modifica le varietà e le diversità in ambito nazionale, omologandole ad un pensiero unico cittadino, che quindi per lui è il fascismo, ma ovviamente sono proprio un sommario, quindi scusatemi. No, grazie a te Lea e Sheila Moroni. Allora, grazie di nuovo a tutti per tutto ciò che ho imparato. Io non sono evidentemente una specialista di niente in questi campi. Mi vengono, poi non porterò via sicuramente tempo al professor Orteleva, quindi mi vengono in mente quasi una battuta e forse la cosa più scontata che si potrebbe dire. La prima battuta è che, vabbè, negli Stati Uniti si parte parlando di serialità, anche se è scorretto, completamente scorretto, quindi mi scuserete tutti, dalla casa nella prateria e si arriva a Yellowstone oggi, e quindi una visione del West, insomma, che secondo me è interessante. Da noi si parte al Mulino del Po e si arriva a Don Matteo, forse, non lo so. E, parlando del Mulino del Po, ovviamente c'è il famoso libro che insomma tutti voi conoscerete, quando abbiamo parlato di circolarità, ecco, e anche di medialità di tipo diverso, ovviamente mi è venuto in mente che Bacchelli si sposa a un certo punto anche con una visione politica, con una lettura politica trasversale, che paradossalmente tiene insieme anche familiarmente Bernabei e appunto non a caso Minoli, che è quella anche del Partito Socialdemocratico, Saragat dalla Croce, penso che in qualche maniera renda merito a Bacchelli all'età di 80 anni. Non è un caso che succeda proprio in quel settore, in quel filone, che non è o che è in parte toccato più da
informazioni, voci che derivano da un occidentalismo nuovo che non appunto da quello di cui avete parlato finora voi, che sono sostanzialmente due grandi filoni di pensiero del Partito Comunista e quello democristiano. Quindi niente, il tentativo di inserire la terza visione anche da questo punto di vista e poi dal punto di vista della serialità appunto ci sarebbe molto da dire rispetto appunto ai tentativi fatti a caso, ripeto, proprio anche da Minoli come è stato ricordato prima, ma che si sposano anche con il turismo, diciamo così, della serialità, eccetera, eccetera. Ringrazio veramente tutti perché ovviamente ho imparato da tutti. Grazie. Grazie a te, Sheila. È stata una mattinata intensa e meno male che c'è la registrazione, perché io personalmente ho bisogno proprio di tornare su ogni singola relazione, ogni singolo spunto per avviare questo cantiere. Quindi do molto volentieri la parola al professor Ottoleva per la discussione finale. Grazie. Si è parlato di tantissime cose, si è parlato anche molto di televisione ed è da qui che vorrei partire, perché secondo me ci sono delle cose significative che possono aiutare a contestualizzare. Una delle primissime cose che ho detto a Claudia quando ci siamo sentiti per questo seminario è stato che dovevo leggere I contadini e la televisione di Lidia Delita. Non ho sentito citato I contadini e la televisione. I contadini e la televisione è un libro straordinario, poi di Lidia Delita non ho saputo più niente, però è un libro commissionato dalla RAI, tra l'altro, ed è un'inchiesta in Basilicata sulle case della riforma, le case della riforma che avevano un centro dove c'era il televisore e dove i contadini per l'appunto andavano la sera a vedere la televisione. L'inchiesta viene realizzata quando non c'è ancora Bernabei, non c'è ancora il secondo canale, quindi i contadini vanno e si beccano quello che c'è, compreso Padre Mariano e le trasmissioni totalmente educative, eccetera. La cosa affascinante di questo libro è che Lidia Delita intervista i contadini a proposito della televisione, e vi voglio dire due frasi che non ho più dimenticato da quando ho letto questo libro. Uno dei contadini intervistati dice che la televisione è più sportiva rispetto ai giornali, anche al cinema, e un altro dice si impara sempre qualcosa. Io credo che queste due frasi da sole dicano moltissimo di quello di cui stiamo parlando, cioè se noi guardiamo i contadini e la televisione non come oggetto rappresentato, ma come spettatori, e credo che sia molto importante, perché stiamo parlando di un'Italia dove ancora i contadini, soprattutto nel sud, sono la maggioranza degli occupati o quasi, quindi anche una parte consistentissima del pubblico, vedono nella televisione che cosa? Qualcosa che probabilmente gli insegnerà anche ad andarsene dalle campagne, perché istruttiva vuol dire anche quello, sportiva vuol dire comunque cambiare un po' stile rispetto a quello noioso, statico, eccetera, della vita rurale. Perché sottolineo questo? Perché da una parte ci dice, abbiamo detto, ricordiamoci sempre che c'è la trasformazione. In realtà, giustamente San Giovanni ha ricordato, mi pare che sia stato qui, che Bernardi ha ricordato che ci sono tempi lunghi, anche i tempi lunghi, ci sono tempi lunghi, tempi medi, eccetera, eccetera, perché la storia è fatta così. Però sicuramente ci siamo concentrati tutta la mattina su un periodo tra i 45 e gli anni 80 che è di trasformazioni molto accelerate, e credo che questo vada tenuto presente. La televisione è dentro queste trasformazioni accelerate, non tanto per quello che dice della campagna, ma per quello che fa alla campagna, secondo me. Cioè, perché in sostanza la maggioranza della popolazione in Italia raggiunge il possesso del televisore nel 61. Maggioranza delle famiglie, scusate, non esattamente la stessa cosa, nel 61. E questo significa che naturalmente molte di più se l'avranno in campagna e in città che non in campagna il televisore, però significa sostanzialmente che c'è
una progressiva televisivizzazione del paese. E la campagna ne è toccata, ripeto, non tanto come oggetto, anche se la televisione parla di campagna a vario titolo. Ricordiamoci che uno dei programmi è La donna che lavora, che parla di campagna e parla anche di donne, tema fondamentale in tutto questo. Però soprattutto in quanto i contadini la televisione la guardano. È molto significativo che ci sia stato un salto, autore di cui si è già parlato, un salto nella rappresentazione della campagna, che secondo me possiamo collocare negli anni, nella prima metà degli anni 70, che è un salto di tipo ideologico, cioè da una nostalgia per la campagna com'era a una esaltazione della campagna contro l'orrore del capitalismo, del mondo moderno, eccetera. Io lo colloco negli Stati Uniti con film come Un uomo chiamato Cavallo, cioè la mitizzazione dell'indiano non tanto come popolo portatore di una cultura importante e distrutto da un colonialismo spaventoso, che non è neanche veramente un colonialismo, ma dell'indiano come l'antimodernità, colui al quale bisogna guardare. Però il corrispettivo italiano è l'articolo di Pasolini sulla scomparsa delle lucciole, e stiamo parlando del 1975, e chi è il nemico? La televisione. Il nemico che Pasolini indica nella sua rappresentazione, non, ripeto, non tanto nostalgica quanto ideologica del ruralismo, è la televisione. La televisione per lui è quello che ha distrutto una cultura pre-moderna che aveva una sua ricchezza, una sua complessità e naturalmente anche una sua ecologia, infatti le lucciole non ci sono più, eccetera, eccetera. Cioè questo ruolo complesso, in certa misura anche ambivalente della televisione, secondo me, come medium oltre che come messaggio. Come medium, uso fortemente questa parola, dobbiamo ricordarci il Partito Comunista. Il Partito Comunista non è semplicemente una forza politica, propagandistica, ideologica, eccetera, eccetera, ma è anche una presenza sociale. Negli anni di cui parliamo, il Partito Comunista arriva a 1.500.000 iscritti, il più grande partito comunista fuori dal mondo comunista. È una presenza sociale che è una visione del mondo, ma è anche una continua somministrazione di messaggi, di discorsi, di rappresentazioni. Il Partito Comunista Italiano agisce nelle campagne e sulle campagne più della media dei partiti comunisti europei, più del francese sicuramente, più di molti altri, perché in realtà l'idea di fondo, che in parte viene da Gramsci e solo in parte, eccetera, è che se si vuole fare la rivoluzione comunista in Italia bisogna che ci siano anche i contadini, non solo gli operai, ma anche per motivi strettamente demografici. Però come rappresenta i contadini il Partito Comunista? E qui è molto interessante, perché a mio vedere si mescolano rappresentazioni diverse, tutte significative. Una è il futuro operaio. Il contadino sta in campagna, ma prima o poi si sposterà a lavorare ed è bene che noi, come dire, lo educhiamo a diventare un operaio cosciente, come si diceva all'epoca, già mentre è in campagna. Una è il contadino che lotta, cioè non a caso il bracciante più che non il contadino proprietario, cioè quindi l'equivalente in campagna della classe operaia. E queste sono le due rappresentazioni positive, una potenziale e una concreta, che dà il Partito Comunista degli operai. E naturalmente Di Vittorio è il simbolo di questa seconda figura, è il segno che addirittura la classe operaia di un grande paese come l'Italia può essere guidata da un contadino meridionale. È quasi simbolica questa cosa. Cerignola che guida Torino, Milano, eccetera.
Però c'è la terza figura, che è la diffidenza. La diffidenza nei confronti delle campagne. Perché naturalmente il contadino può essere il contadino che, come dire, fa il piccolo proprietario e quindi si fa fregare dall'immagine bonomiana, che infatti è il grande odio del PC e Bonomi, ma non solo perché è un grande raccoglitore di voti, ma perché fornisce un'ideologia opposta, il contadino che diventa proprietario e che quindi non ha bisogno di lottare, perché anzi deve difendere la sua proprietà e così via. Però poi c'è anche un altro elemento che è molto interessante, che è il sottoproletario, soprattutto per quanto riguarda il sud, la massa di straccioni. Gli straccioni stanno a Napoli e stanno a Matera, stanno anche nelle campagne, sono al di sotto di qualsiasi coscienza di classe, per così dire. È molto interessante che quando Pasolini nel 61 fa quel film straordinario, per tutti i nostri discorsi ci serve da parlarne per ore, che è Comizi d'amore, sistematicamente Pasolini parla del sottoproletariato meridionale e si aspetta. Siamo il Pasolini del Vangelo, non è quello delle lucciole. Pasolini era un genio della variazione delle idee, delle opinioni. Ha cambiato molto, molto spesso idea su tante cose. Il Pasolini dei Comizi d'amore, che è lo stesso del Vangelo, perché lui gira Comizi d'amore mentre sta reclutando comparse, eccetera, per il Vangelo. Il Pasolini di quell'epoca parla sistematicamente di sottoproletariato meridionale ed è sconvolto dal fatto che molto spesso trova nelle donne meridionali una voglia di libertà che non trova negli operai da lui idealizzati di Sesto San Giovanni. Comizi d'amore è un film incredibile perché è pieno di sintomi dell'Italia che stava cambiando in quegli anni, sintomi che sono prendono lo stesso Pasolini, che in certa misura è colto di sorpresa da molte delle interviste che fa. Quindi il sottoproletariato. Ecco, secondo me questa pluralità di immagini che vi ho descritto, che sono dentro la rappresentazione comunista delle campagne e dei contadini, poi hanno un peso enorme, perché il PC dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei voti era minoranza, ma dal punto di vista culturale era fondamentalmente egemone. Cioè una gran parte degli intellettuali italiani, sia nel cinema sia nella letteratura, erano più vicini al Partito Comunista di sicuro, o almeno al Partito Socialista, che non alla Democrazia Cristiana, e quindi questa pluralità di rappresentazioni, che è politica, diventa anche una pluralità di rappresentazioni mitiche. Io credo di avere quasi finito, voglio solo dire una cosa a cui tengo molto. Non ho sentito mai parlare di Sardegna. Nella realtà italiana la Sardegna è un luogo, a mio vedere, contemporaneamente marginale e cruciale. È marginale perché è un'isola, perché è italiana per caso, tutto sommato, cioè perché la Corsica francese, la Sardegna sia italiana si spiega solo con le guerre di successione del XVIII secolo, quindi stiamo parlando di una realtà che è italiana per caso, però che è una realtà non solo perché il regno d'Italia, prima di chiamarsi l'Italia, si chiamava Regno di Sardegna, ma è una realtà in realtà molto più pesante e presente di quanto pensiamo. Per esempio, io credo che se c'è un romanziere in Italia che ha scritto romanzi ambientati in campagna di grandissima importanza è Grazia Deledda. Grazia Deledda è una scrittrice che è stata, a mio vedere, molto sottovalutata, ma romanzi come L'incendio nell'oliveto, per fare un esempio, anche Canne al vento, se volete, la stessa Marianna Sirk, sono romanzi che ci parlano della campagna, e la campagna sarda è diversa da quella italiana, però nella rappresentazione del mondo rurale ha un peso considerevole, e così come a mio vedere è un
è un momento importante nella storia, poi i letterati ne sanno molto più di me, nella storia della cultura italiana, l'uscita del giorno del giudizio di Salvatore Sata. Cioè un romanzo ambientato a Nuoro, che è una città campagnola, se posso usare questo ossimoro, è una città, è una piccola città, ma questo simbolo è importante perché la Nuoro è come tante altre località italiane che non sono campagna, ma sono città che vivono della campagna, che vivono culturalmente oltre che economicamente della campagna. Il giorno del giudizio è un romanzo che è stato riconosciuto a livello mondiale come stupendo, anche perché è scritto meravigliosamente, come tutti sappiamo, ma che è un romanzo che parla della trasformazione, e parla non della trasformazione su cui ci siamo concentrati tutta la mattina, cioè degli anni 45-80, ma di una trasformazione precedente, l'arrivo dell'elettricità e così via, ed è secondo me molto importante che noi teniamo conto del ruolo che ha avuto la Sardegna e la letteratura e la cultura sarda fino a Padre Padrone, che è già stato citato, nel parlarci di una rappresentazione della campagna che è contemporaneamente fuori dell'Italia in senso stretto, perché è un posto a sé, ma che ha avuto molta importanza nel come l'Italia si è rappresentata il mondo rurale. Incluso questo mix di arretratezza e fascino per certi versi e così via. Quindi volevo arrivare fin qui sostanzialmente. Non dimentichiamoci mai la Sardegna quando parliamo di campagna in Italia e anche quando parliamo di Italia in generale. Grazie. Grazie a tutti, faremo tesoro di queste riflessioni, abbiamo molto, molto imparato. Grazie a tutti ancora per la disponibilità, al professor Ortoleva per aver sin dall'inizio sostenuto e indirizzato questo seminario. Speriamo di proseguire per il meglio e di fare altri passi in avanti con questi nuovi sguardi, appunto, come dice il professor Banti, sulla storia e la grande trasformazione. Arrivederci. Grazie a te, stato Claudia. Veramente un piacere. Arrivederci. Arrivederci a tutti. A tutti, buongiorno. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.